ovviamente come sempre prima andiamo con le presentazioni e soprattutto con i saluti. Io sono Francesco di Giorgio Lombardo, qualcuno magari mi conosce, qualcun altro no. Oggi ovviamente è la puntata, il momento in cui noi approfondiamo tutta la scena competitiva di League of Legends. Al mio fianco ovviamente abbiamo, uno lo conosce come Vischio, comunque Andrea. Ciao Andrea, com'è? Come va? Ciao Francesco, ciao, benvenuti a tutti e grazie di essere qui. Va tutto bene, tu come stai? Ma ripeto, a parte il caldo, diciamo che riusciamo a sopravvivere. Ho messo la polo oggi, giusto per essere un po' più elegante, per non essere troppo. Però soffro, sappiate che soffro, ma soffro per voi, quindi lo faccio volentieri. Per voi intendo il pubblico, quindi veniteci a guardare, perché veramente se io sono una persona così che mette una polo con questo caldo per voi, io non, cioè, merito qualcosa, ecco, meritiamo tutti quanti qualcosa. Mentre voi avete l'aria condizionata, quindi siete abbastanza sì, tranquilli, ma non lo diciamo in giro. No, infatti non lo diciamo in giro. Buongiorno Kindred, nel frattempo, che bello questo, mi piace tantissimo questo Kindred Maxi, questo accoppiamento fra League of Legends e il cibo, tra l'altro forse lo vorrei, non impazzisco per queste cose, ma queste cose fresche forse lo vorrei anch'io. Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera. Allora, abbiamo sicuramente tanta carne al fuoco, tantissima. Direi di non perdere nemmeno troppo tempo, perché abbiamo veramente, oltre ovviamente a tutto lo scibile di League of Legends per quanto riguarda i tornei principali al mondo, abbiamo ovviamente il PG Nationals. Noi cerchiamo sempre di iniziare, vi rivelo anche un po' un attimo la scaletta, così abbiamo anche un attimo, avete anche un attimo sentore di cosa andremo a parlare e come sarà orientato tutto questo percorso. E parleremo appunto, inizieremo proprio col PG Nationals, quindi con la competizione italiana, anche per collegarci, perché è finita ieri sera la penultima settimana. Andrea, un PG Nationals cortissimo, settimana prossima è l'ultima e sarà una super week la settimana prossima, quindi tre partite, tre giornate, martedì, mercoledì, giovedì, in attesa dei playoff tanto finali. Tanto materiale da prendere, tra l'altro ve lo dico subito, ve lo anticipo, anche perché avremo Axolotl contro Mechko, quindi che sarà il match of the season, almeno primo, e credo, spero, che continuerà a essere il match of the season anche nelle prossime best of five dei playoff. Tra l'altro abbiamo già qualcosa di deciso da questo punto di vista, ora con calma lo andremo ovviamente ad analizzare. Subito dopo, quindi questo nella prima mezz'ora più o meno, la seconda mezz'ora dedicata sempre al PG Nationals, avremo come ospite Korax, per chi non lo conoscesse, Andrea Planamente all'anagrafe, Korax in arte, che è eSports Director del team Mechko, o meglio dei Mechko eSports, dell'organizzazione Mechko eSports, che in questo momento sta proprio dominando, oserei dire, cioè non penso ci siano altre parole per descrivere il loro percorso attuale al PG Nationals. Stanno dominando la classifica, non sono solo primi, ma anche le prestazioni direi che sono molto consistenti e sostanziose. Andrea, non so se tu sei d'accordo su questo aspetto. Sì, sono assolutamente d'accordo, stanno dominando in lungo e in largo e sembra che non ci sia spazio per nessun altro se non per loro sulla vetta della classifica. Lo vedremo se poi questo si concretizzerà, appunto, come stiamo dicendo, anche nelle prossime partite. Tra l'altro mi confidava prima anche Korax, con cui ho chiacchierato un pochino prima dell'inizio del programma. È arrivato Sebex, è arrivato Bushi, sta per arrivare Sebex in Gaming House, quindi da oggi credo che non manchi più nessuno, dovrebbero essere tutti i match con Gaming House. In bocca al lupo per tutte le squadre avversarie che dovranno affrontarli a questo punto, e vedremo cos'è che riusciranno a combinare. Tra l'altro poi continueremo poi successivamente con le leghe più importanti globali, quindi LPL, LCK, ci infiliamo anche LCS, però giusto così perché ho sentito dire, ecco, è che bisogna fare, perché per ora ufficialmente è ancora una major region, quindi la teniamo lì anche se fino a un certo punto. Tra l'altro leggevo stamattina un interessantissimo approfondimento che poi magari se c'è tempo andiamo a esplorare, vediamo un attimo, di Travis Gafford, eSports Reporter, giornalista eSports nordamericano, che ha un po' meno affrontato il tema del perché, o meglio cerca di capire quali sono le motivazioni dietro al crollo, possiamo dirlo tranquillamente, crollo delle spettatori all'interno dell'LCS vero e proprio. Nel frattempo, tra l'altro, l'LCK è ancora in gioco. Vi do anche
aggiornamento magari su come sta andando. Abbiamo in questo momento il secondo game fra Katie Loster e Bro Ilian, sì, Bro Ilian è il giocatore, e Bro, e Katie Loster in questo momento si trovano sul 6-1, ma hanno vinto anche il primo game, quindi dice che per loro sembra essere una partita abbastanza tranquilla. Bro, che in realtà invece la settimana avevano giocato benissimo contro i Gen.G, quasi quasi rischiando di, non dico di vincere, comunque di poter vincere, ecco, ci stava. Poi ovviamente ultima parte dedicata all'LEC e al Fantasy LEC, ma soprattutto voglio ricordarvi stasera, perché il grande appuntamento, mi raccomando, non dimenticatevelo, abbiamo un certo Lukaku da tenere a bada, e soprattutto abbiamo il derby anche eSports da questo punto, sotto questo profilo, con Shots, per chi non la conoscesse, o meglio, se seguite League of Legends la conoscete sicuramente. Shots, che è presentatrice, host dell'LEC, che è belga, e quindi un po' di derby da questo punto di vista. Andrea, tu te la vedi la partita stasera? Dimmi di sì, ti prego. Mi piacerebbe davvero tanto poterti dire di sì, ma io stasera purtroppo sarò di turno al ristorante, quindi non vedrò niente. No, vabbè, dai, ci sarà ogni tanto di passaggio, Sì, qualcosa ogni la tanto di vedi su. passaggio c'è il maxi Intanto, schermo, quindi posso buttare un occhio mentre mi dai. cade qualcosa. No, no, spero di no, non deve caderti niente, dai, spero proprio di no. Ma spero di Ovviamente non lanciare saluto. niente più che altro. Esatto, anche, ovviamente saluto e ti permetto di salutare, di fare gli onori di casa, per salutare ovviamente tutta la regia e lasciare tutti i contatti per comunicare con noi. Io, perdonami, scusami. Sì. Sì. Questo, è compito tuo, No, anzi, ti giuro, te lo faccio hai scrivere. C'è ragione. scritto nello script che questo devi dirlo tu. Io mi adeguo, io Hai obbedisco. ragione, stavo pendendo Non. alle tue labbra, ti chiedo perdono. Allora, innanzitutto, vi ricordo, anzi, ringrazio in anticipo Mattia Mingione alla regia che tutto vede e tutto tocca. Niccolò Masini, il generale che ci permette di coordinare tutto quanto quello che vedete, e se vedete che è coordinato bene dovete ringraziare lui. Giulio Gezzi dall'altro lato della regia, il direttore che tutto vede e tutto vede e tutto vede Basta. e basta e tutto controlla. E vi ricordo che potete digitare punto esclamativo social in chat per avere accesso a tutti i nostri social e punto esclamativo commands per capire quali sono tutti i comandi che potete utilizzare nel nostro canale. Ci sono i comandi per accedere ai nostri canali tipo YouTube, per arrivare al nostro giornale, atletanews.sport, e leggere tutti gli articoli che escono. Esatto, tra l'altro mi sembra di vedere che ci sono ogni tanto anche dei video, comunque delle trascrizioni di video, interviste molto importanti, molto interessanti Tutte le soprattutto, quindi. live che vanno in onda sul canale Twitch vanno anche in Perfetto. onda sul nostro canale YouTube e sul nostro, ovviamente, sul nostro giornale. Perfetto, quindi sapete anche che poi se qualcuno dovesse perdersi più o meno questa live, la potete tranquillamente ritrovare anche su YouTube. Però non fatelo. No, infatti, cerchiamo di non perdere, cioè se proprio siete costretti e che giustamente lavorate da un'altra parte, è quello che è, ci mancherebbe, non veniamo a picchiarvi, però potete recuperare sempre, ma è ovvio che guardandolo dal vivo ha tutto un altro sapere, lo sapo sapere, sì, ha anche un Anche altro un altro sapere, sapere. esatto, ha anche tutto un altro sapere sicuramente. Allora Andrea, direi che possiamo davvero iniziare, anche perché Katie Roster hanno appena chiuso la partita contro i Bro, vittoria per 2-0, ma di LCK parleremo tra un po'. Abbiamo detto, iniziamo proprio col PG Nationals. Ovviamente andiamo a vedere la classifica in questo momento. Anzi, no, andrei al volo a rivedere cosa è successo in settimana. In settimana abbiamo avuto gli Axolotl che chiudono sull'1-1, quindi vincono contro i GG Esports. Settimana un po' indietro per i GG Esports, questa devo oserei dire, perché comunque avevano chiuso la settimana scorsa 2-0 con prestazioni anche promettenti. Questa settimana poteva essere importante perché giocavano, potevano fare da arbitri quasi della classifica, perché comunque hanno giocato sia contro Axolotl che contro match, che erano le prime due in classifica. In realtà vengono sostanzialmente asfaltati o quasi da entrambi, e quindi per loro davvero una settimana, un passetto indietro non lo so in realtà, perché effettivamente forse gli avversari sono questi. Comunque magari non è un passetto indietro, ma sicuramente una settimana che indica, dice che
possono ambire al top 4, top 5, quello che è, ma le prime due per loro rimangono ancora molto lontane. Match che anche loro ha vinto 2 contro Outplayed e contro GG Esports, come ho appena detto. Gaia che invece torna prepotentemente in corsa e vince 2 partite. Gli Outplayed che invece si fermano sull'1-1, sconfitti pesantemente dai Machuco, devo dire molto pesante, non mi sarei aspettato una sconfitta così pesante. Vincono poi contro i Megas, però vabbè, erano l'ultima in classifica, sono l'ultima in classifica, ma non solo, perché partirei proprio dalla fine della classifica, Andrea, perché in questo momento i Makers, dopo le due altre ennesime due sconfitte, adesso sono 9 sconfitte di fila tra l'altro, hanno più sconfitte consecutive loro che vittorie consecutive in Mexico, giusto per dare dei numeri, esatto, giusto per dirne una, e i Makers sono ufficialmente finiti in relegation. 1-10 non basta in questo momento, perché loro sono a 3 lunghe, mancano 3 partite, ricordiamolo, settimana prossima, come diceva giustamente Andrea prima, settimana prossima c'è la Super Week, quindi ci sono 3 partite ancora, 3 game da disputare, ma i Makers sono distanti dalla sesta, che sono i Samsung Monsters, esattamente 3 partite, ma sono già 0-2, quindi per quanto riguarda gli scontri diretti i Makers sostanzialmente ci hanno già salutato. Cioè, non posso dire che mi ha sorpreso più di tanto, Andrea, non so se tu sei rimasto colpito in modo positivo o negativo, cioè in modo positivo o negativo appunto da questo qui, ma in realtà anch'io semplicemente già nella tier list iniziale del campionato l'avevo messi ultimi, comunque ho in bottom 2, perché non credevo che questo roster costruito all'ultimo, ripeto, non tanto per il valore sulla carta dei vari giocatori, quanto proprio sul fatto che in un torneo così corto, se tu fai un roster l'ultimo giorno, prendi una cozzaglia di gente che non puoi aspettarti che nell'arco di 3 settimane, 4 settimane riesca a diventare un team di fenomeni. Sono completamente d'accordo con te, per quanto l'ultima partita contro i Samsung Morningstar si sia in un certo senso giocata rispetto alle altre partite che abbiamo visto. Vero, sì. Si è giocata, sì. Sembrava che i Makers almeno all'inizio del game potessero farcela in qualche modo, ma è venuta meno la qualità rispetto a quella del team avversario. E sì, non stanno tradendo le aspettative. No, esatto, se proprio dobbiamo pensare alle aspettative che avevamo su di loro, non ci stanno affatto deludendo da questo punto di vista. E insieme a loro, al 99%, ci saluteranno almeno temporaneamente anche i Cyberground Gaming, perché i Cyberground Gaming, che stanno 2-9, hanno solo vittoria in più dei Makers, che sarebbero a sole 2 lunghezze di Samsung Monsters, ma hanno un problema, due problemi anzi, che comunque contro i Samsung Monsters, che l'avversario diretto, stanno già 0-2. Contro i GG Esports, che sono la quinta e che sarebbero ancora raggiungibili vincendo tutti e 3 i game rimanenti, contro i GG Esports, però ancora purtroppo mancano, dovrebbero vincere tutte e 3. Contro i GG Esports stanno 1-1, ma i GG Esports non dovrebbero vincerne nemmeno una. I Samsung Monsters non dovrebbero nemmeno vincerne nemmeno una, perché ripeto, se i Samsung Monsters ne vincono una, vanno a una vittoria, vanno a, e i Cyberground vincono tutte e 3, vanno tutti a 5-5, ma Samsung gli scontri diretti sono avanti, e soprattutto, a parte tutto questo, vincerne 3 per i Cyberground Gaming, Andrea, mi sembra abbastanza impossibile, perché dovranno affrontare ancora i Mexico, che diciamo al momento non sembrano battibili. No, decisamente no. Ripetiamo, i Mexico hanno 8 vittorie di fila, in questo momento hanno raggiunto 8 vittorie di fila e stanno veramente performando alla grande. Al secondo posto di loro adesso, oltre gli Axolotl, tra l'altro i Mexico sono sganciati, perché ricordiamo che i Mexico erano a pari merito in prima in classifica con gli Axolotl, e per la prima volta dall'inizio del campionato i Mexico sono da soli primi in classifica. Non era ancora successo, anzi hanno fatto una rincorsa, perché ricordo che loro la Super Week iniziale avevano iniziato 1-2, quindi hanno dovuto rincorrere prima gli Axolot, anzi prima Outplay the Gaia, poi gli Axolot, insomma hanno dovuto fare un po' di fatica per arrivare a questa adesso cima vetta solitaria. Non direi nemmeno una cima tempestosa, perché anzi solo sono nel paradiso in questo momento, sono tranquillissimi. 9-2, ripeto,
oltre il risultato, oltre le vittorie, stanno mostrando con le prestazioni di essere veramente superiori, superiori in tutto. Noi in questo momento state vedendo alcuni degli highlights della partita fra Matchco e Outplayed, tra l'altro, ripeto, Outplayed dominati. I Matchco non hanno lasciato niente, non c'è stato niente da fare. Outplayed, ricordiamolo che in settimana, tra la scorsa e questa settimana, hanno sostituito il proprio coach Coeus, qui anche secondo me a metà fra la distrazione di Quick, cioè la distrazione fra i riflessi non pronti di Quickset e quelli prontissimi di Bushi, perché qui veramente hanno fatto un'azione che è stata spettacolare e se ne sono andati in 2 contro 3, se ne sono andati senza problemi, conquistando più di una kill. Tra l'altro a me piace, io sono un amante, ora non so se questa l'abbia decisa Raresh, l'abbia decisa Dress to Kill insieme in giocatore. Io amo tantissimo queste comp, queste draft da scudi, cure, disengage, velocizzazioni e bla bla bla. Cioè quando io vedo queste cose con queste draft con Karma e Lulu, a prescindere da tutto quello che ci puoi mettere in mezzo, io le amo. Ora non so quanto siano fattibili ovviamente di volta in volta, ma perché sono troppo fastidiose per gli avversari. In un certo senso ti manca l'Arden Sensor, di la verità. Anche è vero, Maria, che era bello anche quella cosa, perché quando vedo cure, scudi, tutte queste cose qua, a me piacciono davvero tanto, anche perché giustamente quando vai a prendere, analizzando al volo, non sono un fenomeno in questo, ma analizzando al volo la draft stessa, quando vai a prendere comunque un Kog'Maw, hai bisogno di avere tutto questo, soprattutto se poi prendi anche altri due pick aggressivi, uno come aspetta, uno come Xin Zhao o qualcosa del genere, dovrebbe Xin essere Zhao. No, non è Xin Zhao. Mi ci informeremo ancora meglio, ma non è Xin Zhao. No, mi fanno segno di no dalla quando regia, prendi, non è Xin Zhao. Esatto. Quando prendi quello in giungla e prendi un set, quindi un bruiser comunque importante, non voglio dire aggressivo, comunque porta danni, porta molti danni in top lane, hai bisogno di piazzare delle cure, scudi, tutto quello che può difendere, che può tenere più in vita possibile il tuo AD carry, anche perché non essendo il meta dei tank, infatti mi stupisce qui vedere dall'altra parte un Ornn che in questo momento volente o volente non è in meta, non è possibile utilizzarlo per via degli item che ci sono, delle scelte che si possono fare in selezione campioni e tutto quanto, non è in questo momento un pick che conviene andare a prendere assolutamente, e allora quando hai un set ovviamente devi andare a prendere anche qualcosa che ti ritenga in vita il più possibile. Qui abbiamo Seaboy, si è lanciato un po' troppo in avanti, però alla fine ecco, vedi, poi arriva Kog'Maw che comunque arriva a set, che tiene tutti fermi, e Kog'Maw tranquillamente fa quello che vuole, perché è quello il suo mestiere d'altronde. Da qui, credo, se non ricordo male, dovrebbe essere una delle azioni finali che poi portano alla vittoria dei match. Ripeto, questa era l'ottava vittoria di fila, perché è la prima giornata questa, il match contro il Fede si è disputata nella prima giornata, della quinta e penultima, detto, settimana. Andando un attimo a vedere anche le altre squadre, dicevamo, gli Axolotl hanno fatto anche loro un passetto indietro, perché comunque contro i Gaia qualcosa non è andato, molto non è andato, e di sicuro i Gaia non hanno saputo fare gli Axolotl non hanno avuto troppi problemi contro i GG Esports nella prima giornata, ma successo il giorno dopo contro i Gaia invece i problemi ce ne sono stati davvero tanti. È vero che secondo me è anche merito dei Gaia che hanno studiato benissimo quello che dovevano fare. Io ho visto Deidara sostanzialmente focussato costantemente da giungla e anche lievemente tiltato e top lane. Anche lì? Anche lievemente tiltato di Dara, diciamo che ha fatto qualche azione. Beh, sì, 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 no, vabbè, ma allora dei Dara è bisogna anche saperlo prendere dal punto di vista caratteriale, nel senso come avversari intendo. Tra l'altro già stiamo vedendo gli outplayed.
scusate, colpo di osso, dicevo, stiamo vedendo gli highlights. Quindi dare già 0-2 e continuano comunque ad arrivare avversari su avversari. E qui pensa, sembra salvarsi, adesso me ne vado, finalmente me ne vado. In realtà arriva Chapapi che poi se ne fa due, se non sbaglio, perché prima fa Lee Sin e poi Angry Panda. Esatto, cioè Angry Panda, eccolo qui, la mucca. In effetti una mucca contro un orso, tu avresti detto mai che una mucca contro un orso sembra uno di quei crazy fight che ogni tanto fanno le simulazioni al computer, tra una mucca e un orso avrebbe vinto una mucca? No. Un toro più che altro. No, non credo. Soprattutto un orso Thor in confronti di una mucca. Sì, esatto, un orso dio del fulmine praticamente. Qua infatti cioè Deidara che va contro tutto e contro tutti, contro le torri, in realtà poi la Gile se la porta a casa, però effettivamente è anche difficile, cioè i Gaia sanno benissimo che se vado a targettare un top laner come Deidara non solo lo metto indietro in termini di risorse, però lo condiziono anche da un punto di vista mentale, che è la cosa più importante da fare. Poi in realtà qui arriva uno dei primi team fight in cui le cose sembrano mettersi bene per gli Axolotl. Anche il secondo team fight, non ricordo se lo vedremo dopo, ma c'è anche un altro team fight successivamente in cui a un certo punto dice: oddio, gli Axolotl stanno prendendo anche questo team fight. Gli Axolotl stanno tornando. Guarda che nei team fight invece riescono a ottenere quello che vogliono. Ma lì, se tu tieni Tristana con Enz da solo fare quello che vuole, perché comunque Tristana ha avuto un posizionamento, Enz qui ha avuto un posizionamento veramente ottimo e perfetto in cui ha potuto fare quello che vuole. Tristana sappiamo benissimo che nei primi secondi del fight non riesce a fare tantissimi danni, poi però quando scoppia la prima bomba, poi la rimette e scoppia la seconda perché è riuscito a resettare il cooldown, e lì a quel punto ovviamente Danny poi arrivano e tu improvvisamente ti ritrovi senza team praticamente, perché stai ancora meglio, ti ritrovi senza. Guarda qui, qua è fantastico il quadruplo knock up di Angry Panda con Alistar. Qui Angry Panda ha giocato veramente una partita stupenda e fantastica, Andrea. Splendida, ha fatto una partita su quell'Alistar che ha portato, ha reggiato i fight in tutto e per tutto, i fight che sembravano in un certo senso potessero andare da una parte, dalla parte degli Axolotl, lui sì. Dice no, non ora, non qui, non oggi. Non aggiungerei, non oggi. No, ma infatti tra l'altro non ha avuto un grandissimo impatto in corsia, ma appena si è passati a giocare in team fight, tempismo perfetto, quasi un Lilith anche che abbiamo visto settimana scorsa con quel Taric contro i G2 Esports, di cui ovviamente poi più in là tra poco parleremo. E qui vabbè ci muore per la gloria, diciamo, giusto per portarsi avanti, però se noi andiamo a guardare i carry, ha funzionato tutto per i Gaia Esports dall'inizio alla fine, perché Gragas comunque 5-1-9, abbiamo Nocturne 6-2-8, Tristana 5-0-7, cioè KDA di 12, perfect KDA di 12, poi adesso arriva a 13 ovviamente per Tristana. E dopo ieri, tra l'altro, se noi andiamo a prendere anche le statistiche, mentre ovviamente continuano a scorrere gli highlights, Enz ha fatto un balzo avanti enorme in tutte le classifiche. Se noi andiamo a prendere solamente, ecco, andiamo qua, lo prendo subito, solamente quella degli AD carry, quindi dei bot laner, se noi andiamo a prendere per i KDA, abbiamo FM comunque sempre avanti nonostante tutto, ma Bushi e poi Enz, che ricordo che comunque prima di questa settimana era un po' più indietro, era sotto Raido, se non ricordo male, forse era quasi sotto Seddi. Così recupera tantissimo e soprattutto ha un KDA molto buono, anche se vorrei dire comunque un buon KDA, un ottimo KDA, si assesta sempre tra più o meno verso i 7-8, ecco, come KDA. Qui secondo me siamo un po' sotto la media, però ci sta, comunque un campionato nazionale non è certo una Major League, quindi ci può stare da questo punto di vista. Poi ovviamente Enz rimane sempre fra in top 3, addirittura in questo momento in top 2 per gold share, cioè quante risorse vengono indirizzate verso di lui. Ha il 24,7% di gold share contro il 25,6% di Seddi. E Hiro, poverino, che continua a essere uno di quei giocatori che riceve più risorse
ma che non riesce ovviamente a trasformare in vantaggio per la propria squadra. Gol per minute invece, se non ricordo, Enzo continua qua a essere primo in assoluto, 457 gol per minute, è quello che prende più gol di tutti, forse anche a livello generale. Ancora lui? Vediamolo. Sì, è ancora lui, secondo Sebex. Insomma, statistiche comunque raccontano che Enzo, che ripeto è insieme a Click l'unico giocatore ad aver disputato finora tutti gli split del PG Nationals, sono passati anni, ma è sempre quella macchina da guerra che abbiamo imparato a conoscere, no Andrea? Beh sì, è sempre, sembra non invecchiare mai, più che altro, o in qualsiasi squadra cominci vada a giocare concentra. Esatto, perché tra l'altro le ha girate, non dico tutte, ma ne ha girate parecchie. Lui è stato nei Samsung Morningstars, adesso è nei Gaia, è stato nei Forge, nei Makers, è stato nei Forge inizialmente, negli Sparks, con cui ha vinto comunque un titolo e mezzo, diciamo uno ufficiale, perché nel senso che lo Summer Split 2019, se non ricordo male, sì. E lo fece, cioè venne benciato alla fine della regular season, e quindi poi non andò a vincere ovviamente il titolo, perché non solo benciato, cioè venne proprio estromesso dal team, quindi non era nemmeno in panchina, e però è ancora lì sulla cresta dell'onda. Però è con la scusa, così andiamo a introdurre anche il nostro ospite di oggi. C'è qualcuno, un certo Korax, che ogni volta, ogni anno, se ne esce fuori con un nome nuovo, poco conosciuto nella scena, che lo piazza lì e si scopre che è un fenomeno. Ovviamente poi di riflesso è un fenomeno anche Korax, che questa gente la va a trovare, la sperimenta e la va a trovare, e ci sorprende sempre così, anche se Bushi questa volta, diciamo, dai, questa volta Bushi non era proprio un nome nuovissimo, almeno per chi segue un po' più assiduamente la scena. Korax, ci sei? Lo abbiamo preso? È con noi? Ci sono, presente. Eccolo qua, ciao bellissimo. Benvenuto innanzitutto su Studio League. Ciao, benvenuto. Grazie. Allora, Korax, appunto, parlando di Bushi, non so se poi amichevolmente fra di voi lo chiamate Sushi, Splashy, Splushy, Flushy, non lo so, come se ha qualche nomignolo particolare, ma lui arriva da Egoskilla, cioè che l'abbiamo visto alle Roomasters, stavolta diciamo che l'hanno visto un po' tutti, però tu forse un po' di più. Com'è che riesci a stupirci sempre con qualcosa? Ora, l'ho anticipato prima, ovviamente lo ridico adesso. Korax Andrea Planamente, che è eSports Director di Magico, non si occupa quindi solo di League of Legends, si occupa anche ovviamente di Rainbow Six Siege, tutto quello che è la sostanza della sezione eSports dei Magico. Oggi ovviamente è qui per parlare della sezione di League of Legends, quindi diciamo Bushi è un giocatore che sicuramente è molto valido, per quanto non sia un nome nuovo come magari poteva essere stato Derking, che pure lui, esatto, è stato nel Black Lion, quindi non è che proprio non giocasse da nessuna parte, però no. Non aveva certo fatto Leo Masters, però esatto, Egoskilla con il fatto che comunque si sono trovati Neo Master hanno dato sicuramente più visibilità al giocatore. È comunque un giocatore nuovo, nel senso che quando lo siamo andati a prendere aveva diverse lacune, nel senso che si vedeva la mancanza di esperienza ancora, però aveva davvero tanto potenziale. Noi abbiamo avuto, col fatto di rinnovare la botlane, veramente poco tempo, perché comunque con il fatto di uscire da Neo Master e avere roster lock dopo 15 giorni abbiamo dovuto trovare subito una soluzione, quindi abbiamo cercato 3-4 ADC che ci piacevano, e tra cui c'era lui, e lui sicuramente è un player che ci ha impressionato subito. Abbiamo fatto i tryout dal suo punto di vista e ha delle meccaniche che sono mostruose. Adesso che ha raggiunto noi in Gaming House, vediamo se riusciamo a tirare fuori ancora di più il suo potenziale. Dici che peggiora o migliora? No, migliora. Migliora. E, tra l'altro, li avete messo accanto forse proprio per questo motivo, cioè perché cercavate, perché aveva magari bisogno di esperienza, un giocatore che dire che è esperto
è poco perché è molto più che esperto come Click. Click ci ha aiutato in questa scelta. Click è un giocatore che chi mi conosce sa che desideravo da molto e finalmente siamo riusciti a lavorare insieme. Anche dai tempi di Raccoon? Anche dai tempi di Raccoon. È molto bravo, soprattutto molto professionale, quindi sì, contentissimo della mia scelta. E sicuramente è un valore aggiunto per Bucci, questo non ci piove. Gli sta dando tanto, è comunque anche molto capace a in qualche modo ad adattarsi a quello che è il giocatore, perché sicuramente Bucci è diverso da Kubi. E proprio per questo, durante i tryout, l'ho tenuto molto in considerazione. Lui l'ho preso a scatola chiusa nel momento in certo, cui ho detto che vieni, cioè non c'era bisogno di fare test. Però ho voluto la sua opinione, abbiamo provato gli addici insieme, ho detto guarda, dimmi anche tu un pochino cosa ne pensi, perché sono convinto che comunque la sua parola valga tantissimo nel momento in cui deve scegliere il compagno di lane. Quindi ha detto che Bucci secondo lui poteva essere molto molto bravo potenzialmente. Io e coaching staff ci siamo trovati d'accordo e eccoci qui. Eccoci qui in prima posizione. Cioè, perché ma ti volevo chiedere una cosa al volo, però, prima di parlare della prima posizione. Qual è stata forse, secondo te, la difficoltà principale che avete incontrato nella Super Week? Cioè, era una questione di trovare ancora la sinergia tra i giocatori, perché magari dicevi tu avete iniziato un po' più tardi rispetto agli altri, o una questione di adattarsi al meta che c'era in quel momento, un po' di più, un po' tutte e due? Qual è stata la vostra lettura su quella prima settimana? Perché poi da lì in poi solo vittorie, però intanto quella prima settimana qualche difficoltà è evidente c'era. Ti direi abbiamo giocato proprio male. La verità è questa, nel senso che comunque sì, ovviamente le scrim erano poche, cioè non abbiamo avuto tanto tempo per prepararci tutto quanto, però non c'era ancora assolutamente un'idea di come giocare, nel senso che stavo sentendo prima quando parlavi con Andrea del fatto di del discorso delle draft, no, un pochino nostre. Ora Dress to Kill, che è lui che fa le draft, comunque ha avuto tante facce con i Raccoon, ha avuto una faccia molto cheesy, molto aggressiva, Pantheon Thalia, queste cose un po' così. Ci siamo trovati a cambiare stile, a giocare molto sulla giungla nello split dopo con Ploxy, per poi cambiare nuovamente quest'altro split che c'è stato con Piccome, Nocturne, Tristana, eccetera, e Manasebex, che è molto particolare, come midlaner non ha dei pick, diciamo, classici. Adesso, esatto, di nuovo abbiamo cambiato, adesso ci troviamo magari a cambiare dal giocare sulla giungla, sulla mid, a cambiare a giocare sulla bot, perché Bucci sicuramente insieme a Click riescono a carriare molto bene, e questo chiaramente necessita gli altri sacrificarsi un po' di più, questi pick un pochino con supporti come possono essere Karma, Lulu, eccetera, e che vanno a supportare questo discorso. E appunto non avevamo trovato la nostra dimensione, cioè all'inizio della prima week non avevamo idea di come giocare, perché sì, eravamo abituati in un certo modo, ma abbiamo mantenuto tre quinti, quindi tre quinti giocavano più o meno come prima, come logico che sia, no? Dopo che ci hai giocato per mesi e mesi si è abituato. Mentre con loro, con Click e Bucci, ci siamo trovati a avere completamente un altro stile. Dark e Jacob erano dei giocatori molto più come dire, passivi, non nel senso negativo, nel senso che seguivano il team, cioè il team gli richiedeva di andare indietro in minion, andavano indietro in minion, il team richiedeva di fare questa cosa, loro la facevano e basta. Click è molto bravo, ma è una voce aggiunta, non è uno che ascolta e basta, ti dice no, facciamolo, no, non facciamolo. Quindi è un po' cambiato il discorso. E anche Bucci rispetto a Jacob è molto diverso come giocatore. Jacob era un giocatore molto con campioni dive-in, Kai'Sa, eccetera, giocava spesso questo tipo di campioni. Mentre Bucci è un giocatore che c'ha anche dei pick particolari, cerca sempre di trovare qualcosa di strano, di diverso. Poi alcune cose ancora magari non le abbiamo portate, si vedranno nei playoff, cose nuove, cioè abbiamo ancora tanta roba da portare. Però è stato un po' difficile all'inizio trovare un attimo la giusta quadra. Adesso ci si sta arrivando, non siamo assolutamente ancora a piena forma, perché ci sono delle giornate in scrim. Ancora no, più di così potete fare. No, quello sicuramente. Bisogna vedere se si riesce a fare in maniera consistente, perché ci sono delle scrim in cui performiamo davvero molto molto bene e delle scrim dove si trolla un po'.
quindi adesso bisogna trovare la consistenza. In Scream non si chiama trolling, in Scream si chiama limit testing. Sì, sì, ma testiamo un sacco di limiti, ma proprio tanti. No, in effetti stavo andando a guardare io cos'è che avevate esattamente giocato, ad esempio, nella prima settimana, perché avevate proposto un Zack, che poi non si è più visto, e avevate proposto il Tryndamere mid di Sebex, con cui invece avevate vinto, però è ovvio che Tryndamere è comunque un pick molto rischioso, a prescindere da tutto. E poi avevate portato anche Swain per Bushi, oltre al Lee Sin top, quando erano le prime settimane in cui Lee Sin spuntava e era tornato in auge per le altre corsie. Quindi si capiva che c'era tanta varietà in termini di sperimentazione, proprio capire esattamente qual era il vostro posto, non dico il vostro posto nel mondo, ma in generale il vostro posto nel campionato. E posto che appunto piano piano è incrementato sempre di più, perché poi dalla seconda settimana in poi avete fatto 2-0 e da lì non vi siete più fermati, avete fatto solo settimana 2-0, le avete vinte tutte praticamente da quel momento in poi. Ma io a questo punto ti devo chiedere necessariamente: siete voi stessi i limiti vostri, o pensi che ci siano delle squadre che possono... Adesso non parliamo più delle best of one del campionato, ovviamente, ok, settimana prossima c'è il match contro Axolot, però conta fino a un certo punto, perché la top 4, diciamo la top 6, diciamo che è ormai è fatta, è andata, è tranquilla, e c'è qualche squadra che può nelle best of 5, se non vuoi mettervi in difficoltà, o siete solo voi stessi chi può mettervi in difficoltà? No, penso che siamo noi a metterci in difficoltà, nel senso che le squadre sono forti, tutte le altre squadre in top 4 sono forti e possono potenzialmente essere al nostro livello, se si lavora bene con staff e tutto quanto, eccetera eccetera. Noi però siamo il nostro limite. Pure la partita quella con Swain, per esempio, siamo andati a perdere con gli OP. È stata una partita dove noi stavamo 3k e mezzo avanti, 4k è avanti, vero. E a un certo punto, proprio per quel mancanza di equilibrio di cui ti parlavo, Bush ha fatto: ho usato la ulti, vado in. No, non vai in, era morto Seb, basta, back out, stop the bleeding, cioè non continuiamo a morire. Ma ormai che faccio? La spreco. Ha tirato dritto e sono andati tutti quanti dentro, sono morti tutti. Cioè, nel senso, sì, non è il turnaround, perché a un certo punto si vede, va in ulti, si gira e entra. Sì, io stavo lì, guardo quella roba, tipo lancio il computer dalla finestra e me ne vado, perché cioè era tipo, vabbè, che cosa sta succedendo qui? Quindi sì, siamo nel nostro limite. Stare giustamente anche questi. Giustamente Dodorok in chat dice: il treno non si ferma, se parte, quando parte non si ferma. Però quello che sia il treno di Sion, Swain non funziona proprio esattamente allo stesso modo, puoi tornare indietro. Grandissimo Dodo. Il discorso appunto è sul lungo periodo diventiamo noi il problema, esattamente come lo scorso split. Esatto, cioè, perché poi lo scorso split comunque vuoi una best of five, la prima, se non sbaglio, era il primo round, l'avete persa e siete infiniti. No, non l'abbiamo persa, l'abbiamo intata, che è diverso, perché comunque lì siamo andati a intestardirci su dei beat che non stavano funzionando. Esatto, cioè esatto. Siamo arrivati al terzo game, quarto game, che mi ricordo che Tresto Kill ha fatto il gioco di rega, ma stiamo sbattendo la testa. No, ce la facciamo. Perché poi, questo è un aspetto interessante, perché tu giustamente prima hai detto la draft la fa Tresto Kill, sicuramente insieme ai vari analyst si confrontano fra di loro, però una cosa che molti non considerano, perché tutti pensano la draft la sceglie il coach, il coach propone una draft o più draft in base a come poi si evolve ovviamente tutta la draft stessa, però i giocatori contano, contano molto nel momento decisionale. Allora, il discorso è importante che molti non sanno. Il discorso è, tu c'hai il coach che definisce la strategia, il modo in cui tu vuoi giocare, quindi ti dice: la nostra idea è giocare front to back piuttosto che 1-3-1, eccetera eccetera. Ok. E poi propone i pick in base a quello che sappiamo giocare. Dice: alleniamo questi pick, vede quelli che hanno successo e che non hanno successo in scrim, e poi quelli che abbiamo allenato si portano. Il discorso è chiaramente: nel momento in cui però ci sono dei matchup, il coach non può conoscere 150 matchup contro 150 matchup in ogni corsia, è impensabile. Esatto. Quindi è ovvio che deve appoggiarsi al giocatore e dire: benissimo, qua abbiamo queste opzioni per quella che è la nostra idea di draft. Come ti trovi? Prendiamo questo, e magari l'altro giocatore dice: guarda, con questo magari lì siamo troppo weak, potremmo provare a far questo, sì, va bene, e si trova un compromesso.
non è Dress to Kill che fa picca questo, a meno che non siamo proprio sicuri di un'idea e c'è poco tempo, certo, quindi certo, la parola finale rimane Dress to Kill ovviamente, eh? Dice prendi questo, alla fine prendi questo. Se però ci sta un momento in cui bisogna ragionarsi su, si fa insieme, perché poi è il giocatore che gioca quel campione, se non se la sente e se non ha le mani su quel campione, inutile che ti dico gioca Nivea che non hai mai giocato perché in questo meta è forte, non c'ha senso. Cioè Sebex è proprio l'esempio più lampante, Sebex è un giocatore che ha veramente tanti pick, ma proprio tanti tanti tanti, ma non ce n'è uno normale. Cioè nel senso, alla fine i suoi pick più forti sono tutti abbastanza strani. Poi non è che non sappia ha giocato Azir, l'ha giocato bene, ha giocato Victor in passato, l'ha giocato bene, ha giocato Syndra, l'ha giocato bene, cioè c'ha anche i pick quelli là, però i suoi pick più forti sono quelli un po' inusuali, è sempre stato così come giocatore, quindi perché andare a snaturare? Ti fai accompagnare da Sebex nella scelta di una draft adatta a quello che è il tuo team, che non per forza deve essere super meta, e se funziona per te funziona. Tra l'altro poi lo copiano, perché io ricordo scorso split giocò Annie e poi improvvisamente un po' di gente in giro per l'Europa iniziò proprio a giocare Annie. Mi piace pensare vedendo proprio, guardando proprio Sebex. Per quanto riguarda invece il resto in generale del PG Nationals, poi ovviamente Andrea l'altro, quando se hai qualche domanda di qualsiasi tipo fa interrompere. Ti fermo. In caso tu, interrompo, non ti preoccupare. O se arriva qualcosa dalla chat senza problemi. Sì, c'è una Source che ti sta. Io spero di pronunciare bene il nome, Source, che ti sgrida per la pronuncia del nome Machko, perché si dice Machko, non Machko. È vero, ha ragione. Io ogni tanto mi distraggo, perché me l'hanno già detto più volte. Ogni tanto mi distraggo, me lo dimentico e la dico all'inglese, ma in realtà è Machko. Cercherò di ricordarmelo. Farò più attenzione. Andrea, tu hai imparato a dire Machko? Certo, io Machko. Lo dico da sempre, bravo, Machko. Bravo. Nessuna cadenza particolare. Se dicevo una cosa diversa da Machko, mi sa che non stavo qua. Non stavi là, vero? Senti un po', parlando invece del resto, del PG Nationals, di questa top 4, top 5 che è quasi loccata, perché comunque abbiamo gli Outplayed che stanno 7-4 e sotto abbiamo i GG Esports che stanno 5-6, due lunghezze di distanza con tre game da disputare. Però vorrei soffermarmi un attimo sugli Outplayed che sembrano aver avuto un momento di arresto, cioè sono partiti molto forte, ripeto, non tanto per i risultati ma proprio per le prestazioni. Ultimamente le prestazioni nelle ultime due settimane sembrano essere venute un po' a mancare. Pensi si è... hanno cambiato anche coach? Pensi si è interrotto qualcosa nella dinamica interna? Le dinamiche interne, perché questa non è che sia cambiato molto esteriormente, quindi uno pensa che forse interiormente qualcosa sia un attimo incastrato, il meccanismo. Diciamo che gli OP, vedendoli dall'esterno, sono un team che un po' ama cambiare coach. Le Vaia danno lo scorso split. È vero. Hanno preso questo vizio, è verissimo. E, personalmente, per come la vedo io, è un qualcosa che non farei mai. Nel senso, noi che abbiamo avuto problemi, per esempio su Rainbow Six, il primo split, quello che abbiamo vinto con il coach perché aveva problemi personali, in ogni caso l'abbiamo mantenuto fino alla fine, magari dandogli più supporto da parte nostra, così da riuscire a coprire le mancanze. Però non andrei a cambiare un coach, perché per quanto possa piacere o non piacere, ha dato al team un'idea di lavoro che non può essere mantenuta da un altro coach cambiato in corsa. È difficile, davvero difficile da fare come cosa. E secondo me questo può aver influito tanto. Io ora Coeus non lo conosco come persona, mi sembra bravo. Anche perché ricordiamolo che l'anno scorso Coeus era il coach dei GG Esports che portò in top 4. Sì. Un team che era ultimo in classifica lo portò in top 4. Ha vinto anche il Red Bull Faction. Il Red Bull Faction, quindi, insomma, esatto. Insomma, è un coach che sicuramente non, cioè, dall'esterno, ovviamente, non mi aspetto di vederlo cacciato a questo punto. Se ci sono dei problemi col coach, si cerca di lavorare sopra piuttosto che cacciarlo, per come faccio io. Cioè, nel senso che comunque è ovvio che il team perde degli equilibri, soprattutto perché rischi un pochino che i player prendano il sopravvento. Nel momento in cui perdi quel tipo di figura, i player tra di loro hanno già fatto gruppo durante lo split, soprattutto se stavano vincendo, hanno già fatto gruppo. Quindi poi con il coach nuovo diventa difficile, diventa molto di più un team che può dettar parola su quello che dice il coach. E secondo me quando si inizia a perdere, poi il sogno un po' si infrange. Li vedo un po'
con una marcia cambiata, però è da vedere, nel senso che comunque hanno dei giocatori che sono rimasti da tanto. Pagiz e Lotus sono ormai tre split, sì, che lavorano, sì, insieme. È il terzo split questo, esatto. The Aist è comunque un giocatore molto molto bravo, l'abbiamo visto insieme la prima volta, se ti ricordi, Francesco, certo, e Faction, da subito, esatto, ho detto che mi piaceva tantissimo. E la botlane penso che non abbia bisogno di presentazioni, quindi a livello individuale il team è buono, ha pure funzionato, quindi non è che stiamo parlando sulla carta. Cioè, hanno fatto la prima settimana 2-1, seconda settimana 2-0, poi dalla terza in poi tutte 1-1. Esatto, e poi vedere questa settimana qui, l'ultima, dove comunque contro di noi non hanno performato bene, possiamo aver giocato bene noi, però loro non hanno performato bene, e visto questo insieme al coach che se n'era già andato, non lo so, cioè a questo punto coach was the problem. Quindi non lo so, anche perché i Magico hanno perso, scusate, i Magico, gli Outbreak hanno perso le ultime partite con i Magico, e vabbè, ci può stare, ma poi con GG Esports e con gli Axolot, quindi cioè anche con squadre che con cui dovrebbero tranquillamente poter lottare, ma ripeto, oltre il risultato della sconfitta erano proprio le prestazioni che mancavano in questi casi, quindi per questo diventa complicato immaginare, anche capire dove potrebbero arrivare. Parlavamo invece inizialmente di Enz, più o meno dei Gaia o di Enz e Robin, che sostanzialmente sono in Italia da tantissimo e continuano a poter dire la loro. Ma secondo te questi Gaia sono davvero temibili? Sì, o... i giocatori sono buoni, sono, okay, molto buoni. Secondo me è un roster che può spaventare. Enz è un giocatore che rispetto molto a livello di gameplay. Non lo conosco personalmente, non ho mai avuto il piacere di lavorarci insieme, anche perché è un giocatore molto aggressivo in bot lane, un po' diverso da quelli che tendo a prendere io come di carry. Però sicuramente è un giocatore estremamente bravo, è un giocatore che milita da tanto e soprattutto è riuscito a rimanere a un livello altissimo in maniera costante, quindi tanto, però, di cappello. E i restanti giocatori hanno dimostrato, nonostante magari per esempio noi ci siamo fatti fregare la Ciapapi lasciandogli uno dei pochi campioni OTP che c'ha, perché comunque lui ha 2-3 champion in cui è molto molto forte, e noi giustamente che non glielo fai giocare, ovvio glielo fai giocare, e quindi magari nonostante non abbia una champion pool enorme è un giocatore che è molto molto bravo. Gli altri li conosciamo, Robin lo conosciamo, Dundurf lo conosciamo, quindi bene o male è un team che il suo lo fa. Bisogna vedere dove arrivano e quanto crescono. Ieri con Axolotl è bella partita, che dire. Nel senso, ok, forse Zara era un po' tiltatino, forse, però ripeto, secondo me era, cioè no, secondo me è ovvio che la cosa fosse preparata di, sì, lanciarsi nell'early game su Deidara a qualunque costo. Ma hanno giocato bene, niente da dire, cioè gli hanno proprio stompati, quindi sì. Bene o male, secondo me ognuno di questi team ha un ceiling molto alto, perché vedi gli OP l'hanno dimostrato, i Gaia hanno delle partite dove magari vanno un po' sotto, però delle partite dove spaccano tutto. Axolotl lo stesso discorso, ok, dei giorni magari c'è bad day to good day, però in generale la squadra è solida. De Dare e Ploxy ci ho già lavorato insieme, sono giocatori molto bravi. Gli altri, cioè, stanno tutti in team enormi, sono giocatori che hanno esperienza infinita. Nel senso, anche gli Axolotl sono un team estremamente buono, quindi secondo me ad oggi i playoff sono tutti da vedere, perché poi in best of 5 devi vedere come sta il team, tutto, come viene preso e tutto, perché la best of 1 è un discorso, è ovvio che è comunque una cartina tornasole per la forza del team, perché un team che ti fa comunque 11, 12, 10 vittorie in un campionato difficilmente è una patata ai playoff. È possibile che comunque non performi al massimo, può succedere perché magari è giornata no, però in linea di massima se c'è winner bracket, loser bracket, ti arrivi più o meno dove ti meriti di stare. Sì, è quello lo scopo di mettere il double bracket, che più o meno si va a sistemare in modo che ognuno poi raggiunga effettivamente più o meno il valore che merita di raggiungere. Forse Samsung Monistars se li saresti aspettati un po' più in alto? Sì, un pochino più in alto e sulla carta comunque un team. Ma oltre questo, secondo te Viro può invertire la rotta? Perché questa settimana, ok, è andata benissimo, hanno vinto 2-0, però giocavano realmente contro le due dirette avversarie per il relegation, che erano Cyberground Gaming e Makers.
Ma possono pretendere qualcosa a mira o qualcosa di più con l'arrivo di Viro? E soprattutto, Chelsea was the problem? Secondo me Plate può invertire la rotta, nel senso che comunque il team ci sta. Hai un team con bei nomi, c'è comunque Conce che ti ha vinto uno split senza droppare una partita, Widowmaker che è un jungler comunque di successo, la botlane la conosciamo da tempo e i suoi risultati li ha avuti. Sia Chelsea che Viro sono giocatori comunque bravi. Viro a me non fa impazzire come giocatore, tra i due avrei preferito Chelsea perché secondo me è molto limitato nei pick, però beh, quella è una mia opinione. E però sono comunque due buoni mid laner, cioè nessuno di questi giocatori è un giocatore da sesto posto, cioè mai nella vita. Plati può invertire la rotta perché Plati comunque è un bravo coach, si spezza la schiena, è uno che veramente ci si mette, ci sta tutto il giorno, ci lavora dietro, è davvero un bravo ragazzo, quindi cioè, gli auguro di riuscire a fare il meglio. La cosa che gli serve a lui è un pochino più di polso, un pochino più di decisione secondo me, perché quel team può dare di più, sicuramente può dare di più, e c'è ancora tempo, riusciranno a guadagnarsi i playoff. A questo punto il tempo per lavorarci su ci sta, perché fine playoff non vuol dire niente secondo me, comunque è tutta esperienza per capire dove si è sbagliato. Quindi hai eliminato quello che è il problema? Non lo sappiamo, non siamo dentro il team. Possibile, magari Chelsea con gli altri giocatori non si trovava per whatever reason, quindi adesso magari l'ambiente è migliorato. Comunque hanno vinto, erano partite semplici sicuramente, però hanno vinto. Potrebbe fare un effetto, conta, punto. Certo, hanno fatto effetto magari un immun del nuovo giocatore. Adesso quello insieme a Plati possono lavorare su, e magari non ti dico che mi aspetto di vederli in top 2 perché non me lo aspetto, ok? Però secondo me magari quinto posto più meno uno sta a loro. Io me li aspetto da quinto posto più meno uno. Ho capito, perfetto. Anche perché parliamo comunque sempre di, cioè, di Darkry, che ha vinto lo split, scorso split con voi, quindi voglio dire, non stiamo parlando del nulla. E, Andrea, non so se avevi anche tu qualche domanda da fare a Corax. Corax, innanzitutto io ti porto i saluti di Hannibal, che ti dice, dalla chat dice che sei un fermacarte bellissimo. Grazie Hannibal, sempre un piacere. E quindi io in realtà la domanda te l'ha già fatta simile di Ogemo. Hai detto che gli unici vostri limiti siete voi stessi, ma a questo punto dove volete arrivare? Dove vogliamo arrivare? Dirlo sarebbe una jinxata. Ovviamente, è per questo che te l'ho chiesto. Vogliamo far meglio di come abbiamo fatto lo scorso split, perché secondo me lo scorso split ci siamo svegliati tardi, no master, nel senso che quando avevamo l'acqua alla gola al ritorno, poi il gruppo era molto difficile, sicuramente il gruppo era molto difficile, cioè non recrimino niente ai ragazzi, perché poi sono trovati contro i Mouse che c'avevano leader che adesso sta a LEC, gli UCAM che cioè, nel senso, comunque avevano bei team contro. Però secondo me si può fare di più, cioè questo roster ha tutte le carte in tavola per fare di più. Ho visto i ragazzi giocare contro team molto forti e performare bene, quindi mi piacerebbe fare quell'ex che manca e magari arrivare nelle prime squadre in Europa. È ora di infrangere i record, insomma. Direi. Tanto lo sappiamo che voi volete arrivare in top 8, cioè l'obiettivo è arrivare in top 8 alle umate, è quello su cui state concentrando. E un'ultima cosa io volevo chiedere, Andrea, non so se tu hai qualche altra domanda. Io volevo sapere se ci poteva svelare proprio un pizzico di un nuovo pick spicy che non può ancora dire, qualcosa di, non lo so, qualche indizio. Qualche indizio di un pick spicy. Ok. È un allora, pick che ha giocato un giocatore che ha avuto il nuovo master in botlane. E qui ci sarà nella stessa corsia.
Ok, vedremo cosa giocherà Bushi. Andando avanti invece, io l'ultima domanda che ti volevo fare, perché io ieri sono stato ospite di un amico, insomma, abbiamo chiacchierato per radio. E una cosa che io gli ho detto è che secondo me quest'anno però, c'è questo split, questo summer split, non tanto quest'anno. Secondo me sarà, visto il livello che io sto vedendo qui, in realtà mi sembra che sarà molto complicato e difficile avere due squadre ai gironi dell'European Masters, come invece era capitato l'anno scorso. Tu la vedi allo stesso modo oppure pensi che sia fattibile? Penso sia molto difficile, cioè dipende molto da come veniamo appaiati, ma penso sia difficile. Ci sono Perché il delle. sorteggio è sempre ovviamente di un certo tipo, però per il livello che io sto vedendo, sinceramente, cioè se dobbiamo immaginare in questo momento come sembrano le cose, che match che vincono lo split è una fra Axolotl, Gaia e Thubed si prende il secondo posto, mi sembra molto difficile che una di queste possa passare il play-in. Non mi aspetto un girone come quello che hanno fortunatamente preso i Makers lo scorso split. Niente culo quest'anno, insomma. No, perché comunque cioè, i Makers fortunatamente sia nei play-in che nei gruppi hanno avuto squadre come gli Anorthosis che, sì, ok, stavano lì. No, perché in effetti abbiamo avuto un cortocircuito perché noi scorso split i Makers hanno avuto più fortuna di voi come terzo seed che di voi come secondo pool, Sì, praticamente. ma No, sicuramente, no, però. ma sicuramente sì, 100%. Il Non siete discorso fortunati. però è che questo split si iniziano a vedere un po' delle organizzazioni che rispetto a quello che è il resto dell'Europa, tipo i K-Corp, secondo Sì. me, K-Corp, BDS non stanno performando bene, ma hanno le risorse per farlo, cioè iniziano a esserci, soprattutto in Francia, delle squadre che inizio a vedere, non ti voglio dire inarrivabili perché comunque la palla è rotonda, può sempre succedere Ma tutto, molto ma vicini a livello Elissi, vero? sì, si sta iniziando ad avere una Alla differenza bottom che. parte Sì, dell'Elissi, ovviamente. certo, ovviamente. Però, cioè, incontri un K-Corp. Grazie, arrivederci. Capito? Cioè, ti dice male, incontri K-Corp da un lato, poi ti mettono il secondo seed spagnolo che metti che ti va male, ci vanno a finire G2 Arctic, o che ne so io. Cioè, passano le prime due, you know. È difficile. Nei play-in non puoi sapere cosa succede. È vero che non ci avrai i primi seed. Però, still, non è che giocarti comunque contro il secondo, terzo team francese, quello che è, ti faccia piacere. Quindi, sì, sarà difficile anche fare top 8. Cioè, lo scorso split all'Italia ha detto veramente bene da quel punto di vista. Però, non penso che sarà così semplice. Domanda veramente ultima, velocissima, e poi ti lascio andare promesso. Tra l'altro, mi sa che ho detto di nuovo Mechko, a quanto pare. Scusami, scusatemi in chat. A quanto pare, Mechko. Allora, faccio una promessa in streaming. Quindi, poi questa la clippiamo e la mettiamo sui social. Ovviamente, regia, mi rivolgo a voi. Da questa sera, ogni sera, ripeterò prima di andare a letto, di mettermi a letto, mi metto lì davanti allo specchio 10 secondi e ripeto: Mechko. Macio, macio, ma va bene, così mi metto in te. Al costo che mi spunti qualcuno alle spalle, visto che lo ripeto 10 volte, ma lo faccio, promesso, poi vi faccio anche il video. Lo faccio. Direi che possiamo salutare l'ospite, è stato gentilissimo poter essere stato qui con noi. Taglia, regia, taglialo via, buttiamolo via. No, allora, l'ultima domanda veramente, Corax. Pensi che sarebbe potuto cambiare qualcosa? No, non in cambiare qualcosa, nel senso, se voi foste riusciti a fare effettivamente la top 8 scorso split all'EU Masters, pensi che potevate andare più avanti del quarto di finale, arrivare in semifinale e quindi fare top 4? Era secondo voi, per voi fattibile allo stile in base all'avversario? Tra l'altro non ricordo, vado a vedere al volo Saremmo finiti con i big. con i big, che voglio dire, i Mousesports hanno comunque battuto Sì, 2-0, se non ricordo e male. noi con Mouse una l'abbiamo vinta, quindi. Esatto, cioè è possibile secondo voi come avversario? Proprio non sulla carta. Scorso split Scorso split, certo, ovvio. fattibile, sì, molto difficile pure. Ovvio, quello sì. Era possibile. La domanda è il dopo. Cioè, quello che voglio capire io in realtà è. Vorremmo che comunque se si riuscisse comunque l'Italia man mano a giudicare sempre più top 8 più
e cercare di andare un po' più su, vedere qual è il next step. Perché la mia paura, certo, la mia paura è che si andrà a finire con top 8 into top 8 into top 8 into top 8 into top 8 così all'infinito. E basta. Cioè passare il girone e stop. Ci vuole uno step poi ulteriore anche per quello, giustamente. Sì, sì, e bisogna capire come fare questo step, perché ad oggi non è ben chiaro. Perché ad oggi non vedo avvicinabili le altre leghe, quindi... Sì, cioè puoi fare la top 4 perché, come dici tu, ti dice bene, incroci big, fai un 2-1, lo strap. Ok, può succedere, certamente. Però... Still, quella anche perché comunque finora, voglio dire, abbiamo avuto la prima top 8 tre anni fa e poi nel 2021, quindi non è che siamo stati molto costanti. Sì. Anzi, i vari gironi, nei vari gironi non abbiamo mai sfiorato il passaggio del girone. Sì. Praticamente. Solo con l'ultimo split, appunto. Quindi... Sì, esatto, quindi... C'è tanta strada da fare, c'è tanta strada da fare. Secondo me, se dovesse l'Italia mai diventare una Major League al pari delle altre, quindi con l'ingresso un po' più pressante, un po' più presente di Riot, forse questo potrebbe sicuramente aiutare anche a potenziare la stessa scena competitiva. Corax, io direi che, Andrea, se non ci sono altre domande, direi che possiamo licenziare Corax, che è stato veramente gentilissimo e disponibilissimo e come sempre puntuale su tanti aspetti. Andrea non mi risponde, quindi significa che non ci sono altre domande. No, io penso sempre che tiri fuori, c'è l'altro Andrea, scusami. Lo so, ma infatti dopo la prima volta, infatti, ho iniziato a chiamare Corax. È giusto, basta, è e giusto. Poi Andrea, perché sennò ci confondiamo, giusto? No, io volevo ringraziare personalmente Corax, grazie per la tua disponibilità e grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'invito e ci si vede alla prossima. Alla prossima, in Corax, bocca al lupo per tutto. Ancora, in bocca al lupo. Ciao. Allora, torniamo noi. Devo dire che Corax è sempre molto veramente puntuale e utilissimo per capire tanti punti di vista anche interni, in questo caso del PG Nationals. Bene, direi che noi adesso possiamo tornare effettivamente ai... Abbiamo i Machuco e torniamo a Global di League of Legends. Partirei con l'LCK. Finito poco fa, dicevamo prima, pochi minuti, ci incrociamo praticamente noi dell'LCK. Pochi minuti fa è finita il secondo game con i KT Roster, che hanno vinto contro i Bro. Ma cosa ancora più importante, la settimana di LCK è stata invece inaugurata mercoledì, quindi l'altro ieri, dalla Telecom War, cioè dalla sfida fra T1 e KT Roster, di cui adesso iniziamo a vedere anche qualche highlights. La cosa interessante, magari qualcuno lo sa, è anche spiegare perché si chiami Telecom War. Per chi non lo sapesse, T1 prima si chiamavano SK T1, cioè SK Telecom. I KT erano i Korean Telecom Roster, sostanzialmente. Quindi praticamente erano due squadre, entrambe Telecom, cioè che erano associate a due la nostra vecchia SIP, la nostra vecchia team, sostanzialmente due compagnie di comunicazione, praticamente sia mobile che non, ovviamente. E questa è una, la Telecom War è una denominazione che risale, pensate, addirittura un po' primi anni 2000, quando c'era StarCraft Brood War, quando queste due organizzazioni, che hanno quindi più di 20 anni, giocavano su StarCraft Brood War, e già all'epoca si chiamava, fu denominata appunto Telecom War, perché comunque entrambe erano associate a compagnie di telecomunicazioni. Adesso su League of Legends la situazione, direi che è abbastanza paritaria, nel senso che stanno più o meno a metà classifica entrambe, che poi metà classifica è un eufemismo, perché in realtà in questo momento la metà classifica dell'LCK è tutta la classifica. Ora dopo la vedremo, ovviamente, ma a parte chi sta in cima, che sono i Gen.G, e chi sta in basso, che sono i DRX, sì, i DRX non stanno avendo i migliori risultati in cui potessero sperare. Sta di fatto che comunque questa volta la Telecom War è stata vinta dai T1, dagli ex SKT T1, che adesso si chiamano semplicemente T1. Tra l'altro Faker, cioè, perché è stata una partita comunque molto sofferta, Andrea, no? Proprio veramente non è stato facile vincere. È stata una partita molto sofferta, che ha visto anche il predominio della bot dei T1, sì. Nel primo game si è visto un Teddy scatenato,
su Ezreal, Kyria con Karma hanno stravinto la bot, mentre Faker ha avuto in un certo senso il ruolo di annullare completamente la Kali di Dav. Quindi una partita difficile che è andata anche a Game 3, tra l'altro. Esatto, fino a Game 3 è stato 2-1, partita sofferta, di cui alla fine tra l'altro Faker, seppure un attimo scusato l'intervista che ha fatto, insomma, post partita, si è scusato con i propri tifosi, perché comunque sa bene di essere lui il capitano, se non è comunque di essere il volto dei T1, è Faker, non c'è bisogno di dire altro, e quindi lui stesso si risente e si trova in difficoltà quando deve giustificare, comunque raccontare che cosa succede alla squadra, che cosa succede ai T1 in generale. Poteva andare sicuramente meglio dal punto di vista di prestazioni, sotto il profilo delle prestazioni, arrivata una vittoria che conta, però effettivamente questi T1 sembrano andare lontanissimi dallo sperare di andare ai mondiali, anche se effettivamente comunque abbiamo detto la classifica in questo momento è molto corta. Noi qua stiamo vedendo gli highlights del game 2 fra KT e T1. Se noi un attimo andiamo a vedere la classifica, ad esempio abbiamo appunto, diciamo, i Gen.G stanno 7-0, gli RX che stanno 0-7, e in mezzo è praticamente una classifica molto corta, ci sono tutte le altre 8 squadre nell'arco di 3 lunghezze, di 3 distanze, ma soprattutto la squadra che più sta stupendo in questo momento, che sembra essere non a livello dei Gen.G ma sulla scia, sono i Nongshim Red Force, che sono veramente l'unica squadra che sta riuscendo un attimo, veramente un attimo, proprio a essere un pelino sopra le altre, con i Dumbo Kia che sono in grave difficoltà, diciamolo chiaramente, nonostante oggi, cioè oggi sembrava la rinascita, perché oggi prima partita hanno giocato i Dumbo Kia contro il contro appunto proprio contro i Nongshim Red Force, quindi era uno scontro per il secondo posto solitario sostanzialmente. Da Monchia che prendono il primo game, stompano i Red Force con il ritorno di Ghost, scusatemi, con il ritorno di Ghost tra l'altro in corsia inferiore, stompati tutti applausi, bellissimo, sono tornati da Monchia, eccoli finalmente. Secondo game, Nongshim asfaltano i Da Monchia, finisce 25-1 a livello di kill, che se noi settimana scorsa abbiamo parlato del 17-0 dei CLG sugli Under Thieves, ci sembrava esagerato. In LCK vedere un 25-1, cioè, è una cosa che non si vede praticamente mai. In LCK già è difficile vedere più di 15 kill totali fra le due squadre, figuratevi un 25-1, penso sia uno dei record più importanti della storia dell'LCK. 25-1, e terzo game comunque anche non è stato uno stomp a livello di punteggio, ma è stato uno stomp a livello di prestazione, nel senso che chiaramente game 2 e game 3 i Demon Kia non hanno giocato. Andrea, non so se tu hai avuto modo di vedere qualche sprazzo di questa partita, ma non hanno più giocato. Ho visto qualche sprazzo di questa partita e c'è da dire che i Damwon Kia dalla settimana precedente, in cui avevano cambiato roster, messo benciato Ghost, cioè sembrava fossero tornati alla formazione passata e che quindi potessero paradossalmente era andata meglio settimana scorsa. Esatto, paradossalmente sono andati meglio la settimana scorsa. Hanno subito una distruzione su ogni fronte che probabilmente non si aspettavano neanche loro, soprattutto contro una squadra che non si è mai vista così in alto come i Nongshim. Esattamente, diventa così adesso davvero complicato per loro. Ovviamente non è detto nulla, anche perché in Corea il discorso del best of five sono davvero tutta un'altra partita. Tra l'altro non ricordo è cambiato il format quest'anno, quindi già lo scorso Spring Split era così, in modo che sostanzialmente non c'è un double bracket elimination, ad esempio, questa è una cosa molto importante, quindi sono tutte partite secche, però non si prendono più solo le prime 5, ma si prendono addirittura le prime 6. Le prime 2 del campionato partono direttamente alla semifinale, dalla terza alla sesta si scontrano a partire dai quarti, le vincenti giocano contro quelle che sono già in semifinale. Tra l'altro quest'anno la fortuna forse per i Damwon Kia, per poter andare a tenere o a giocarsi il titolo, per difenderlo sostanzialmente, perché sono comunque ancora campioni del mondo in carica, e il fatto che ce ne vanno 4 nella Corea quest'anno,
ai mondiali e non è da sottovalutare, cosa che ovviamente tre dalla allora, se non sbaglio, una sola dal regional qualifier dovrebbe andare, che è quella che va direttamente al play-in, mentre la mentre la vincitrice dei playoff, la vincitrice del complicato, perché poi ogni volta qua cambiano le regole, la vincitrice dei playoff, la vincitrice delle regional, quella che ha più punteggi alla fine, e le prime due che hanno più punteggi, forse, probabilmente. Insomma, un po' complicato, poi questo lo approfondiremo ovviamente con calma piano piano che ci avviciniamo ai mondiali. Sta di fatto che in questo momento, insomma, è un garbuglio enorme che è difficile da districare l'LCK, e non me lo sarei aspettato, perché sicuramente l'LCK invece è molto più netto come distanze fra squadre. Però occhio agli Africa Freaks, tra l'altro, oserei dire. Occhio agli Africa Freaks. Che... esatto, di cui dovremmo avere degli highlights, se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Che hanno perso, è vero, contro i GNG, ma effettivamente gli Africa Freaks non stanno affatto giocando male. A parte, ok, vabbè, questo il flash ulti che non va di Varus sicuramente è stato meglio quello di Crownshot in LEC settimana scorsa, però gli Africa Freaks non stanno giocando male a livello di prestazione, hanno bisogno di sistemare qualcosina, ma almeno c'è un gioco, c'è un'idea di gioco. Questo mi è piaciuto tantissimo degli Africa Freaks, ripeto, nonostante contro i GNG abbiano perso, ma sono i GNG nel senso... diciamo che più che altro scusami, vai, Andrea, vai. Diciamo che più che altro loro si sono presentati alla sfida contro i GNG che erano secondi in classifica, cioè ne avevano persa solamente una, mentre i GNG erano ancora imbattuti, come vediamo appunto dai punteggi. Esatto, hanno avuto questa settimana un po' più difficile gli Africa, perché ne hanno perse entrambe, se non ricordo male gli Africa, no scusami, hanno persa una, ma devono ancora, però li hanno persa con i Sandbox, che insomma, non, forse questa non era fattibile, era più fattibile far capire quanto anche i Sandbox, che questo split non erano granché, non erano chissà che cosa, invece questo split sembrano essere tornati in auge. Cioè, ripeto, abbiamo da One Kia, Sandbox, T1 e Africa Freaks, 4 squadre su 4-3. Su 4-3, sì. E KD Roster subito dietro, insieme ai Bryon, che ripeto, i Freddy Bryon, che comunque... hanno forzato i GNG al terzo game, che significa che anche loro comunque giocano, possono effettivamente essere, esatto, e questa, cioè, magari perdono, si perde, ma tutte le squadre, a parte i Dragon X, che penso che siano l'unica squadra che non riesce a giocare, proprio non riesce ad avere un gioco in questo momento, poi tutte le altre comunque almeno giocano, riescono a fare effettivamente qualcosa. Passerei adesso, qua nel frattempo stiamo vedendo, se non sbaglio, l'azione finale. Tra l'altro si impone sempre di più in generale a livello globale Renekton, ma una cosa che io vorrei far notare, che qua infatti non c'era perché era bannata, se non ricordo male, una cosa che ho anche detto, specificato nel mio video che ho portato ieri, una cosa interessante è che a livello, nelle quattro Major League attualmente che si stanno attualmente disputando, il secondo campione più bannato è Karma. Andrea, te lo saresti mai aspettato? No, mi sarei aspettato più Akali che Karma, sinceramente. E invece il secondo campione più bannato, un pick ban rate del 77%, una cosa del genere. Ma la cosa ancora più interessante è che, nonostante abbia questo tipo di attenzione, è quello di priorità, è quello che vince meno, cioè ha un misero 38% di win rate. Però Karma in sé per sé, nonostante tutti i nerf che gli siano stati fatti e tutto quanto, ogni volta che le viene dato un braccetto, un piccolo pezzettino di qualcosa, lei torna prevalentemente in meta, perché alla fine ciò che può portare a livello di utility è tantissimo. Esatto, sono quelli i propri punti di forza, ti velocizza, ti scuda, è fastidiosissima in solo lane, perché tu, soprattutto ora che vanno di moda i melee, Karma è ovviamente quello più, come Lulu ad esempio, è quello più indicato, perché ti permette di arrassare tranquillamente con gli auto attack, con un Akuma entrata, con quello che vuole, scappa via, si shielda. E poi diventa utilissimo in team per scappare velocemente da un team o per avvicinarsi rapidamente al team avversario. Permette veramente di fare tutto
il problema qual è? Ed è il motivo per cui poi ovviamente ha un win rate basso, che come dici tu, se gli dai un braccino se lo prende, ma se il team non è avanti, Karma non ti svolta la partita. No, certo. È vero. È quello il problema principale che comporta e che porta ovviamente un campione come Karma. Siamo un po' in ritardo, magari adesso acceleriamo. Scusatemi, che mi faccio prendere dai racconti su tante cose. LPL molto velocemente. Possiamo anche mandare gli highlights nel frattempo mentre parlo senza problemi. La cosa importante, interessante in questo momento dell'LPL è anche qui una classifica molto netta, nel senso che abbiamo almeno in alto e in basso, perché abbiamo EDG e LNG che sono entrambe 7-0, e in fondo abbiamo Victory 5, Ultra Prime, Thunderstalk e Rogue Warriors, e 06 e 16 le altre. Ma abbiamo gli RNG, che sono un'altra delle squadre che hanno partecipato al Mid Season Invitational e che sono in questo momento in difficoltà. Come lo sono i Cloud9, come lo sono i Mad Lions, come sono stessi da un buon Kia. E questo fa pensare ovviamente al fatto che questo Mid-Season, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, va cambiato, in qualche modo va sistemato meglio. E poi abbiamo in particolare, dicevo, in vetta EDG ed LNG, che sono prime, uniche imbattute, entrambe 7-0. E la cosa veramente interessante qual è? Che loro si scontreranno, cioè l'unico scontro diretto fra queste due squadre sarà all'ultima giornata, all'ultima settimana. Quindi anche qui dovremo aspettare un pochino per vederle contro. E balzo in avanti, invece interessante e importante, voglio sottolineare degli LGD. LGD che in tal senso, con la vittoria di oggi nel giro stamattina, hanno vinto 2-0 contro i Rogue Warriors, si mettono in top 5, che è una posizione comunque molto importante. È vero che hanno due partite in più rispetto a Rairatum e FunPlusPhinx che li precedono, ma hanno anche due partite in più in realtà rispetto a chi precedono loro, cioè dietro c'hanno TWE e OMG, che potrebbero tranquillamente scavalcarli. Quindi una top 5 puramente ipotetica e sostanzialmente temporanea, no Andrea? Però Sì, LGD che tra l'altro conta. dobbiamo ricordare, LGD che dobbiamo ricordare sono il team di Shadow, per chi non si ricorda Shadow. Esatto, per questo noi ne parliamo Per tantissimo, questo ne infatti lo parliamo, do per siamo scontato. comunque. Esatto, lo do per scontato. Sono i team, è un Qui team che ci siamo. sta molto a cuore, diciamo. Esatto, come gli Evil Genius SG Sugar, tra l'altro, di cui tra poco andremo a parlare, ma noi in questo momento stiamo vedendo gli highlights degli LNG che hanno battuto gli IG, gli Invictus Gaming, che sono comunque un team di tutto rispetto, ricordiamolo, vincitore nel 2018 dei mondiali di League of Legends, tra In l'altro finale contro i per due Fnatic. quinti. Esatto, in finale contro i Fnatic, che per due quinti è rimasto lo stesso, perché se non ricordo male, Baulan e Rookie sono rimasti gli stessi, gli altri sono per il momento cambiati, ma rimarrebbe comunque sulla carta un team tra i primi della classe. Eppure, ancora una volta, questi LNG, ripeto, segnateveli i nomi perché ne sentiremo parlare. Noi sappiamo, ogni Summer Split la Cina lancia, butta dentro un nuovo team. In questo caso abbiamo Wendy, Light, Icon, Tarzan ed Ale, che io in realtà amichevolmente continuerò a chiamare sempre Ale, perché mi piace pensare che si chiami Ale. Segnatevi questi nomi, perché ora non voglio portargli sfiga, ma per come si stanno vedendo le cose, per le prestazioni che stanno portando avanti, questi ce li ritroviamo al mondiale. Comunque E hanno già occhio a fatto 7 loro. vittorie, in ogni caso. Esatto, cioè stanno 7-0, nessuno è ancora riuscito a batterli e non hanno giocato contro. Ricordo che l'LPL è un torneo in cui si giocano best of 3, ma si scontra una sola volta. Cioè, siccome sono 17 squadre, ogni squadra incontra un'altra solamente una volta. E loro, cioè, non è che sono stati fortunati a livello di calendario, perché loro in realtà hanno già incontrato Invictus Gaming, RNG, FunPlusPhinx, forse addirittura anche i TES, lo vedo al volo, non me lo ricordo, vediamo un attimo, così andiamo sul sicuro. LNG, allora,
Hanno affrontato anche Bilibili Gaming, che comunque sono uno dei team che stanno in mezzo, e JDG, che sono una delle organizzazioni più famose. Appunto, hanno affrontato i FunPlus Phoenix e gli RNG, volendo anche gli Invictus Gaming. Questa settimana affronteranno invece i Rayratom, giocheranno su una partita domani mattina, tra l'altro, contro i Rayratom alle 11. Quindi voglio dire, sono un team da tenere d'occhio, occhio, perché ci ritroviamo al mondiale, ripeto, questi ci ritroviamo al mondiale, senza e alcun dubbio. Aggiungiamo anche che Icon, il midlaner degli LNG, è anche stato nominato per ben 6 volte Man of the Match, quindi comunque. Esatto, cioè, ripeto, oltre ai risultati ci sono le prestazioni. Esatto. Che non fanno affatto male. Ora, prima di andare alla nostra carissima LEC, guardate, un salto velocissimo in Nord America, giusto perché ci tocca, è giusto perché è corretto parlare di Jisoo, almeno di Jisoo, parlare degli Genius e di come sta andando la situazione. Tra poco partiranno anche gli highlights proprio su Jisoo, che no, sono già partiti, siete così avanti, siete troppo efficienti, regia, complimenti. Un applauso anche in chat per la regia, per favore, grazie, perché veramente efficientissimi. E, dicevo, gli Evil Genius, che questa settimana devo dire che si sono parecchio ripresi, hanno battuto tra l'altro anche i TSM, che sono in questo momento tra le prime due, in top 2, a pari merito con gli Andretti's. Evil Genius, che questa settimana hanno perso solamente la prima con i Liquid, tra l'altro, cioè, vai a vincere con i TSM, vai a vincere con i D, vai a perdere con i Liquid. In questo momento sono, penso, la squadra più disgraziata dell'LCS, più in difficoltà di tutte, fra difficoltà interne, hanno più Jatt come coach, Alfari ritornerà solo questa settimana, hanno due sub, perché hanno sia la D-Carry che il top laner ben ufficiali benciati, un casino, ma tu devi Genius, ci vai a perdere, ok. Gli Evil Geniuses, che tra l'altro, come potete vedere dagli highlights, contro prima la partita prima, scusate, non era il jungler, no, la D-Carry dei Liquid, che è benciato, ma in quel caso benciato per motivi di salute, non perché non fosse bravo, anche se io Santorin lo bencerei tutta la vita, ma questo è un altro mio discorso, ma questo non si può dire. Esatto, non si può dire, teniamocelo per noi. E contro i TSM, questa è la partita contro i Liquid. Nella partita contro i TSM invece si sono anche svuoppati di lane, ad esempio Impact e Jisuke, per motivi ovviamente singoli di partita. E in quel caso avevano giocato anche, avevano tolto, cambiato anche il loro jungler. Ad esempio Sveskren è un altro di quei giocatori che io toglierei immediatamente alla giungla, che secondo me è il motivo per cui gli Geniuses non riescono a performare oltre un tot. E chi è arrivato al suo posto, Contracts, non ha affatto sfigurato, non ha affatto male, anzi, direi che è andata veramente bene. Andrea, tu hai avuto modo di guardarlo un po' quella partita? Sì. No, sì, ho avuto modo di guardarla un po', qualche highlights sparso in giro, devo... Sì, e... nice, certo. Sì, non ho visto la partita nel momento in cui si è giocata, però sono andato a recuperare qualche immagine. No, vabbè, allora, partiamo dal presupposto, non penso che sia un mistero, nemmeno io mi vedo tutte le partite in diretta, anche perché sarebbe impossibile. Siamo esseri umani anche noi, ovviamente, però questo non, anche questo non va detto. È di notte, nel senso è di notte praticamente, quindi non è assolutamente possibile. Certo. È molto più facile dell'LCK, magari la mattina, anche mentre lavoro, qualcosa me la guardo. Però sicuramente, cioè, a parte, non spero che nessuno pretenda che io o tu si veda tutte le partite e tutte in diretta, ecco, diciamolo chiaramente. Stavi dicendo prima? Stavo dicendo prima che sono d'accordo con te per quanto riguarda Sveskeren, quello, basta, era... una cosa da sottolineare, Contrax ha fatto il suo, ha detto il suo, e spero che potremo vederlo. Non si è capito perché comunque è stata solo per una partita, solo contro i TSM, quindi non è stato ben chiaro il motivo di questo cambio in corsa, ecco.
non si è capito bene. Non ci è mai stato chiaro il motivo di tante cose all'interno dell'LCS, in realtà. Sven, Alfari, tante, tante cose. Sì, diciamo che si sono divertiti quest'anno in LCS, cioè al meglio, credo, spero che si siano divertiti, perché se almeno non si sono quello. Divertiti loro così, dici, almeno si sono divertiti, no? Si spera. Tra l'altro quest'anno l'LCS è così carina che in questo Summer Split ogni squadra incontra l'altra 3 volte. Facevano prima a fare le best of 3, comunque ok. Contenti loro, vabbè, andiamo avanti così. Allora, dicevamo, in realtà volevo portarvi qualcosa su LCO anche del TCL Turchia, ma non c'è tempo, lo faremo magari la prossima volta. Direi, Andrea, che ci possiamo a questo punto lanciare sull'LC e poi ovviamente sui consigli per quanto riguarda il fantasy LC, che questa volta faccio, ma ce l'ho pronta, io faccio in diretta, vediamo di farla. Anche perché allora, abbiamo visto tutti quanti che la formazione che hai fatto qui in live con noi e con Ferakton poi l'hai cambiata. Esatto, perché in realtà quella era quella di Ferakton. Ah, ecco. Tu non eri d'accordo, io, e quindi dici, io non ero d'accordo su alcune cose, ho voluto cambiare le carte in tavola e sono stato ricompensato. Comunque ho fatto punteggioni pazzeschi settimana scorsa, quindi, meglio così, ok, no. Nulla contro Ferakton ovviamente, ma no, ma più che altro sai cosa? Più che altro il mio problema, in realtà io ero partito con qualcosa di molto simile. Forse avevo cambiato solo un giocatore, non mi tornava. Avevo il problema dell'item da utilizzare, non quello per il coach, quello H, l'item verde da utilizzare. Sì. Perché avevo l'item, cioè l'unico item interessante che potevo utilizzare era quello di avere giocatori di 5 nazionalità diverse. Mm. E quindi non puoi capire che giri ho dovuto fare per far quadrare le roster, cose. Comunque ogni roster che facevo avevo 2 giocatori della stessa nazionalità, in base ovviamente mantenendo sempre il discorso di quali squadre, su quali squadre volevo puntare, ed era un casino all'assurdo. Poi alla fine comunque ho fatto un giro pazzesco e sono riuscito a ottenere 5 nazionalità diverse, ecco. Bene, e torniamo quindi molto difficile. Infatti torniamo allora, a parlare di LC. Esatto, poi dopo facciamo la parte. Ovviamente, cioè, core del nostro appuntamento, Match of the Week, G2 contro Fnatic, lì non si può prescindere dal parlarne. Dovremmo avere anche degli highlights su questo, sicuramente è stata una partita importante. Io come... Però, allora, non vorrei dire a senso unico, perché l'inizio è stato sicuramente a favore del... dei G2, ma per un motivo ben preciso di cui ho parlato anche nel mio video. I G2 hanno indubbiamente i migliori per ogni ruolo sulla carta, i migliori giocatori per ogni ruolo sulla carta. Poi è ovvio che passare da lì ai team fight, al mid game, è tutta un'altra storia, e in questo momento i G2 peccano tantissimo lì. Lo abbiamo visto anche proprio contro i Fnatic, i G2 sono andati avanti, perché comunque nella gestione della lane sono veramente i migliori, cioè è inutile nascondere, sono i migliori. Diciamo che cambia qualcosa in questa partita. Soprattutto i due sono andati a draftare danno cattivo, rabbioso. Bravissimo. Quasi esatto, come voler stompare. Cioè, è chiaro che è una composition, è una draft da early game, nel senso io stompo l'early e poi vado a valanga, snowballo, cerco di fare questo, che ripeto, inizialmente comunque sembrava che stesse funzionando, certo, senza troppi problemi, ma semplicemente perché Darek non aveva ancora fatto il livello 6. Possiamo riassumerla così? Perché Darek non aveva fatto il livello 6, o perché Adam non aveva ancora deciso che forse era il momento di brillare. Anche se lui aveva già preso una solo kill su Wunder e questo, ma questa azione, questa è la prima azione in cui Ilsang fa vedere il perché del pick di Taric. Cioè qui l'MVP, se non sbaglio, è andato ad Adam. Sì, è andato ad Adam. Bravissimi tutti gli altri. Ma qui per me l'MVP di questa partita è e rimane Illisang. Probabilmente l'MVP perché... sarebbe andato ad Illisang se avesse salvato Buipo in quel momento con quel 12 HP rimasti. Può anche si sarebbe sacrificato per il proprio giocatore. Però veramente ha messo su 3-4 ultimate di Taric con un timing perfetto al millesimo di secondo, cioè perché riusciva a farla attivare nel momento in cui G2 Esports
portavano a bassissime vite i fanatici, quindi si esponevano, perché appunto tu ti esponi per chiudere le kill, ulti e pensi ce la faccio, ancora non è arrivata, ce la faccio, ancora non è arrivata, ultimate di Darik, tutti vivi e tutti morti G2 Esports. Veramente giocata alla perfezione anche dal punto di vista proprio di draft. Poi qui vabbè arriva Adam e giustamente ferma tutti, blocca tutti e fa quello che... quello che un Renekton che fa, un Renekton deve fare. Esatto. Che un Renekton deve fare. Andrea, qua, ok, direi che possiamo anche fermarci per quanto riguarda i G2 Esports, perché abbiamo capito, ci sono dei problemi, li andranno a sistemare sicuramente, non ho dubbi, ma i Fnatic come sono cresciuti e come stanno crescendo in questo Summer Split? E a questo punto io oserei dire, self-made was the problem. A quanto pare self-made was the problem? O forse il problema era semplicemente che dovevano rodare un po', come appunto ci si aspetta che facciano anche i G2? Non lo so, perché in realtà loro comunque poi alla fine dello split hanno avuto sempre problemi, quindi a questo punto io direi che hanno avuto effettivamente dei problemi, forse per quanto riguarda il meta, forse lo stile che aveva... Io sono sempre stato convinto che in realtà che lo stile che può avere, che possono avere, che tu hai avendo, che puoi mettere insieme, che possono avere Weibo, Selfmade e Niski, e volendo anche Upset, non va bene. È uno stile che cozza, che non va bene. Weibo vuole risorse, Niski vuole risorse, o al massimo, o comunque vuole pressione dal proprio jungle. Cioè io mi sembrava quasi di vedere Selfmade costretto dalle richieste del proprio team e dei propri giocatori a dover essere contemporaneamente in tre corsie, e quindi cercava di fare tutto questo, ma quando cerchi di fare tutto questo non fai niente bene. Esatto. O Weibo invece, i Fnatic hanno detto, ok, Adam lo abbandonia, cioè prendiamo un top laner che puoi lasciare anche in weak side, è anche un rookie, quindi a maggior ragione lo abbandoniamo a se stesso. Se voi ci fate caso, Weibo non va quasi mai top lane e Adam è abbandonato a se stesso, tanto la lane non te la perde, ma magari non te la vince, ma comunque non te la perde. Adam lo so, per abbandonato a se stesso, fai quello che devi fare, ci vediamo però in mid game, auguri, arrivederci, grazie, poi se ne parla ogni tanto. Esatto. La bot lane, mentre Weibo massa molto più tempo fra mid e bot lane. Tra l'altro, altro aspetto importante, poi vengo ovviamente a leggere i commenti della chat, altro aspetto importante è che Weibo no, scusatemi, Niski, scorso split, proprio perché anche Selfmade è un giocatore aggressivo che ha bisogno di picchi aggressivi. Allora Niski lo dovevi mettere su Seraphine, Karma, cioè su pick Galio, Orianna stessa, Orianna, Galio, perfetto, su pick più contenuti, perché dovevi mantenerlo lì un attimo, perché se metti aggressivo pure lui fai come i G2, che poi non hanno niente se non snowball non hanno niente praticamente. Anche perché pure la bot lane hai Upset, un altro che è aggressivo, quindi se metti aggressività ovunque hai finito. Weibo pure che è un altro che vuole risorse perché vuole snowballare alla grande, e diventa tutto complicato. Adesso invece che hai un jungler che comunque non gioca, non sta, cioè gioca Rumble e comunque non è un TP che è aggressivo, nel senso non è un pick che per forza ti deve aggredire la landa avversaria o deve essere presente dovunque, farma molto velocemente, si fa vedere, mette un po' di pressione, dà il pick aggressivo a questo punto a Niski, che può farsi valere in lane, e tutto va avanti senza problemi. Dicevano dalla chat, ovviamente, dei Fnatic mi ha subito Weibo, non me l'aspettavo così in giungla, e Berg infatti risponde, oppure Weibo jungler è migliore di Weibo top. È vero parzialmente, nel senso che è vero ovviamente per quello che stiamo dicendo adesso, Andrea, no? Cioè per il fatto che comunque Weibo all'interno del contesto è molto, esatto, meglio in giungla che in top. Sì, esattamente. Esatto, se tu hai questo tipo di team, fitta molto meglio in giungla che in top. Però la cosa che c'è veramente che mi colpisce è proprio Weibo come è passato così facilmente da top lane al jungle, cioè da un ruolo che è solo laner a un ruolo che è come un support, cioè che è un jolly, che è un support che deve girare per la mappa. Questo secondo me fa capire, è un indizio di quanta knowledge del gioco abbia Weibo. Ricordiamoci che Weibo ha esordito nei Fnatic come AD carry, anzi come bot laner, perché c'era Soaz in top e Weibo giocava al posto di Reckless. Sostituì Reckless, sì.
Esatto, un paio di settimane, se non sbaglio. Esatto. Nonostante fosse top laner, venne messo in bot lane. Quindi ha una knowledge del gioco veramente enorme. Ed è anche il motivo per cui già lo scorso split, prima di prendere Nisqy, la proposta era di mettere Buipo in mid lane. Quindi tante piccole cose che adesso capiamo. Ecco, questo è il discorso principale. Tante piccole cose che adesso capiamo. E Andrea, poi però stiamo dicendo noi self-made was the problem. Intanto i Vitality però iniziano a ingranare la marcia. È vero, per la prima volta non ce lo si aspettava, perché non ce lo si aspettava affatto. I Vitality escono una settimana 2-0. E contro chi, tra l'altro? Esatto. Contro G2 Esports e Mad, che erano la top 3 dello scorso split. Tra l'altro Vitality, cioè, Selfmade, che qui lo vediamo, torna su uno dei suoi pick aggressivi più preferiti di sempre, Evelynn, con ovviamente leader, manco a dirlo, su un altro carry, su un altro pick aggressivissimo, anche se Mister non è un assassino. Non è un assassino, perché è più un bruiser, ma soprattutto Mister Misteri contro i G2, contro cui hanno vinto, ha giocato un mage. Anche se diciamo chiaramente Ryze in realtà è un mage assassin, dai. Sì, dai. Dai. Un mage assassin away, diciamo. Ecco, un mage assassin away, praticamente. Eppure appunto i Mad, cos'è cambiato? Cioè qual è stato il problema dei Mad qui, secondo me? Non so se Andrea poi tu sei d'accordo. Il discorso principale è che vai avanti 2-0, perché le prime kill le prendi tu, quindi sei riuscito a impostare il game. Ma in questo momento i Mad, non so se è per un problema di meta o sono proprio loro, non sfruttano il vantaggio che trovano, perché sono lenti, troppo lenti. E se sei troppo lento in un meta aggressivo come questo, se non fai niente, aspetti troppo gli obiettivi. Ecco qua ti arriva Evelynn. Ciao, oddio. Arrivederci, grazie, ci vediamo. Schermata grigia, ci vediamo quando torni sulla landa. Ci vediamo appena esci dalla base, più che altro. Esatto, perché tra l'altro l'ha preso tra le due torri, cioè non è che dici, io ti sto tranquillo. Siamo al 18esimo minuto, più o meno eravamo, 18esimo minuto, sono tranquillo, sono fra due torri, cosa può succedermi mai? Pum, scomparso, tra l'altro shottato, cioè one shottato proprio. Vabbè, ma lo sappiamo tutti che comunque gli assassini sono bilanciati, come i jungler, certo. Soprattutto gli assassini AP, estremamente bilanciati, gradevoli e con un sacco di counterplay. Esatto, che io no, quando entro in solo queue non vedo l'ora proprio di incontrarli. E non vedo l'ora di incontrarli, e non lo dico da di carry main, chiaramente. No, ovviamente. Ah, quindi anche tu a di carry? Sì, anche io, ahimè. Sono una di quelle persone a cui piace soffrire. Esatto, ci vogliamo proprio male. Sì. Non riusciamo proprio a a evitare di stasera, di vederci stasera. E, a parte questo, ripeto, Vitality comunque, cioè, sono quel team che l'abbiamo visto in genere, l'abbiamo detto anche dall'inizio, sono il team coin flip dello split, c'è poco da fare, possono vincere e perdere con chiunque, cioè io ogni volta sono in qualsiasi team della LC, devo giocare contro i Vitality, io non so se posso dirlo, ma mi cagherei sotto, perché non so mai contro chi sto giocando, cioè sto giocando contro la versione che faccio quello che voglio e vinco senza problemi perché gli avversari intano, o gioco contro la squadra contro cui comunque non posso fare niente perché mi one shottano e mi passano sopra come un carro armato, come se niente fosse. Infatti non si sa, sono fatti apposta, hanno talmente tanta qualità in campo che però è anche molto scordinata come qualità, che non sai mai come, quando e perché. Sembra quasi l'Olanda del calcio totale anni 80-90. Esatto. Quando tutti avanti e tutti indietro, quello che succede succede, o vinciamo 10-0, perdiamo 10-0, chi se ne frega, tutti avanti e tutti indietro, poi si vede. O vinciamo 10-0 o perdiamo 10-9 al massimo. Ah, vero, giusto, anche ragione, sì, esatto. Lì perché la mentalità del chi segna di più, qui la mentalità è quella del chi fa più kill. Però purtroppo appunto su League of Legends chi fa più kill non ha assolutamente assicurato la vittoria. Addirittura a un certo punto i Mad fanno pure il Baron, capito? Sì.
fanno pure il Baron e non serve a nulla. Non serve assolutamente a nulla, perché comunque i Vitality, quando vogliono, riescono a trovare, se tu gli dai mezzo spazio di ingresso in cui siete in due, siete in tre, di poter fare un pick, ti entrano dentro e fanno quello che vogliono, c'è poco da fare. Tra l'altro mi spiace dire anche che contro una composizione di questo tipo dei Vitality, come c'è Evelyn, c'è Diego, lo stesso set, dall'altra parte secondo me i Mad sono stati un po' troppo sotto gamma, hanno preso, cioè io avrei preferito, questo è esempio una delle occasioni secondo me, Andrea, in cui come Mad devi andare a prendere una draft, una comp in cui sei un po' più protetto. È una di quelle, cioè, comp in cui dovrebbe rispuntare Lulu. Esatto, cioè rispondere con danni a danni contro i Vitality non è la strategia giusta, forse. Esatto. Devi, infatti, andare a prendere qualcos'altro. E infatti l'hanno preso in saccoccia. Sono stati puniti anche i G2, che hanno voluto rispondere a danni con danni. Bravo, esatto. E forse è questa una dinamica che stiamo iniziando a capire dei Vitality. Se tu cerchi di rispondere, tanto tu sai che i Vitality farà, builderanno, drafteranno danno, e se tu tenti di rispondere ai Vitality con il gioco dei Vitality, perdi. Se giochi allo stesso gioco, perdi. Devi rispondere provando altro, praticamente provando a far lintare esattamente come hanno fatto i Fnatic alla fine. Esattamente, esattamente, sì. Allora, siamo al nostro ultimo quarto d'ora, direi che è il momento, è il momento, Andrea, di Super Fantasy LEC. È il momento di Super Fantasy LEC. I G2 hanno un problema in questo momento, dei caps. Non avrei mai pensato di dirlo, non perché sei tu King del Maxi, ma in generale, ma concordo che caps in questo momento è l'ombra di se stesso. È l'ombra di se stesso e non riesco a capacitarmi perché stia portando queste prestazioni. Perché è ha veramente... fatto. Ma probabilmente Caps è vittima del classico tilt da solo Q alla fine. Cioè, se hai fatto dei game lo split precedente in cui eri da solo, cantavi da solo, urlavi a squarciagola e c'era il classico esempio del il team non mi followa. Questa cosa non gli è servita a vincere lo split. Quindi ha detto, magari sta pensando, allora into un po', allora vediamo che cosa cambia. Vediamo se cambia qualcosa. Vediamo se cambia qualcosa. Potrebbe anche essere questa la situazione o il motivo. Allora, abbiamo 1:58 per fare la formazione del fantasy. Penso che ci dovremmo arrivare, no? Beh, sì, mi auguro di sì, insomma. Nel frattempo lo scrivo anche su Twitter, perché così magari ci raggiungono per seguire anche la formazione. Formazione fantasy in diretta. twitch.tv/, mi raccomando, Atleta League. Oh, ho scritto giusto. Perfetto, andiamo a farla. Allora, Andrea, sei pronto con la schermata? Sei pronto con la schermata? Sono pronto con la schermata, non so, allora, se la vedi. Io la guardo, sì, la vedo, io la guarderò dal mio. Allora, direi, partiamo da un presupposto. Su quali squadre puntare oggi? Per la prima giornata delle due, chiaramente. Solo quella di oggi. Poi ovviamente sui miei profili domani troverete anche quella di per domani. Allora, sui miei profili, qual è il discorso? Perché noi oggi abbiamo, per la prima giornata di LEC, abbiamo Vitality contro Astralis, SK contro Rogue, Misfits contro Mad Lions, G2 contro XL e Shaq 04 contro Fnatic. Ricordo che questa settimana gli XL avranno due nuovi ingressi, non ne abbiamo nominati, ma lo diciamo. È vero. Avranno due nuovi ingressi che sono Markun e Advien. Markun in giungla, esatto, e Advien come support, che entrano al posto di Dan e Danik rispettivamente. Allora, quindi intanto su chi puntare? Vitality Astralis. Io direi Vitality, però mi sembra talmente facile che potrebbe essere proprio una di quelle partite in cui Vitality muoiono sulla landa così improvvisamente e perdono contro gli Astralis. Però direi, diciamo, che se ci serve qualcuno su cui puntare, diciamo che Vitality possiamo tenerci. SK Rogue, ok, SK hanno conquistato la prima vittoria in campionato, ma questi ma era Rogue contro mi gli sembrano... XL. Allora, tra l'altro, poi questi Rogue, allora, non mi stanno facendo impazzire i Rogue come gioco, ma sono, per me sono in questo momento la squadra più solida del campionato.
anche più dei Misfits, come solidità proprio di gioco sono la squadra più solida del campionato. Secondo me i Rogue sono, rimangono, continuano ad essere una squadra su cui puntare. Poi abbiamo Misfits contro Mad, che è tosta. Non lo so, è tosta. Sì, questa è tosta, potrebbe essere un po' rischio. Io continuerei a puntare sui Misfits, però forse i Mad hanno bisogno di quella spinta, e questa è la classica partita, esatto, di cui hanno bisogno, cioè in cui devono dare il loro colpo di coda. Bravo, anche perché potrebbe essere quella che gli svolta la stessa direttamente la stagione. Giochi, sì, contro la prima in classifica, sei tu che devi tornare sulla cresta dell'onda, insomma potrebbe essere una partita rischiosa, quindi a meno che non siete costretti eviterei questa sfida. Poi se voi siete, non siete temerari come me, ovviamente lanciatevi e puntate tutto su Karzi, chiaramente. Esatto. E poi abbiamo, vabbè, G2 Esports XL, direi che qui sicuramente questa giornata possiamo puntare su G2 Esports, dai. Direi non ci voglio credere, non ci posso credere. No. Schalke Fnatic, lo Schalke che in settimana ha annunciato ufficialmente che non ci sarà nel prossimo split LEC, quindi dal 2022 non ci sarà più, ma è stato venduto lo slot ai BDS. Per ben 26,5 milioni. Esatto, ricordiamolo sempre. Allora io qua direi sicuramente le squadre su cui, cioè, non si possono avere dubbi questa giornata sono Fnatic, Rogue e G2 Esports. Sono, esatto, d'accordo, sì. Fnatic, Rogue e G2 Esports. Poi se volete rischiare qualcosina, mettete i Vitality, cioè se vi sentite che i Vitality vincono sicuramente, allora mettete due dei Vitality, perché quando vincono di tanto, mm-hmm, e vi fanno il punteggione. Però potrebbe veramente, però contro gli Astralis potrebbero fare la giornata di cappello, nel senso che fanno una cappellata e quindi diventa un problema. E partiamo dalla top, allora. Allora direi, se noi dovessimo, se facciamo due formazioni, facciamo quella base, mm-hmm, in cui andiamo tranquilli. Per la base rischiosa metterei Adam. Esatto, per la base metterei Adam. Ok. Perché io metterei due dei Fnatic e due dei Rogue. Dei Rogue a questo punto metterei Inspired. Poi dipende poi ovviamente da quali avete con gli item, senza item. Noi stiamo partendo dai giocatori base. Ricordo un trucchetto, fra virgolette. Ricordo partite, cioè con gli item, giocatori su cui dovete spendere di più come item e come valori. Partite sempre da jungler e support. Dopo jungler e support ci mettete un carry, quindi o il mid laner o la di carry, poi riempite con l'altro di carry, e poi infine se avete ancora soldi da buttare, cioè ancora potete spendere ancora di più per avere il costo massimo del roster, allora buttateci dentro anche il top laner. Ma il top laner deve essere l'ultimo. Ah, nel frattempo hai beccato Inspired. Ottimo. Ho messo Inspired, sì. Perfetto. E metterei Trimby come support, quindi sempre dei Rogue. Metterei jungler e support dei Rogue. Sono quelli su cui poi si va sul sicuro con loro due. Ti fanno il punto che ti devono fare, sei a posto e sei tranquillo. Sono anche non quelli più in forma di Rogue al momento. Sì, sono quelli che portano comunque più punti. E non, anche se dovessero perdere, ma non perdono. Ma anche se la partita finisce comunque con un punteggio basso, vanno tranquilli che il loro punteggio lo portano ugualmente. A questo punto abbiamo appunto abbiamo messo Adam dei Fnatic, quindi lo mettiamo a questo punto, siccome G2 Esports si devono riprendere, andrei a mettere proprio a botta sicuro Caps Reckless, guarda, senza pensarci un minimo. Quindi così avremmo Adam, Inspired, Caps Reckless e Trimby. Poi ripeto, ovviamente dipende da... Ilisang, oppure anzi no, avete Mikix due, con 2-3 item e non avete Trimby, mettete Mikix. E quello dei Rogue mettete Ansama al posto di Reckless per pareggiare il discorso di avere massimo due giocatori della stessa squadra.
si possono fare tanti cambiamenti da questo punto di vista. Diciamo che questa è quella da cui si può partire, quella che abbiamo appena nominato, che ripeto appunto essere e, no, ce l'ho, Adam, Inspired, Caps, Reckless e Trimby. E come coach? Questo stiamo anche vedendo in questo momento. Come coach, se, proprio se vogliamo ancora andare sul sicuro, mettiamo quello dei Rogue. Ah, okay. Sì, sì, quello dei... No, quello dei Rogue. Anche se, non mi dispiacerebbe Grubbs. Infatti io pensavo di puntare su Grubbs. Sì, sì, perché Grubbs porterebbe un po' più di punti, secondo me. Contro gli XL la vedo un po' più... snowballing piuttosto che, perché i G2 Esports quando vincono forte, quindi piuttosto che i Rogue sono comunque molto, cioè si accontentano anche del 2-0, basta che vincono, anche se vincono 2 kill a 0 basta che vincono, non ne frega niente. Infatti, sono molto metodici, tranquilli, sicuri. Se volete qualche punto in più a livello, perché il coach porta punti a livello di strutture, draghi, obiettivi, insomma aiuterà sicuramente quello. Quindi mettiamo grazie. Invece vogliamo fare... mettiamo Grubbs, sì, mettiamo Grubbs, dai. Senza problemi. Poi, se invece vogliamo fare una versione un po' più aggressiva di questa, allora io metterei Veteo in mid, sì. Self-made in giungla. Aspetta che la svuoto, facciamo così. Sì, tranquillo, non c'è problema. Allora. Veteo mid con Selfmade in giungla, sono d'accordo. Sì. Adam che rimane in top lane. In top lane rimane, manterrei comunque Adam. E a questo punto io metterei poi manterrei Reckless in corsia inferiore con accanto Illsang, infatti. Se proprio dobbiamo rischiarla, rischiamola bene. Cioè, rischiamola dire. Bene. Alla fine è in forma, volete... è innegabile. Sì, dai, per ora sì. Quindi se volete proprio un attimo rischiarla, perché ve la sentite, questa potrebbe essere quella forse più rischiosa. E come coach sono indeciso, perché io metterei o quello dei Misfits, oppure perché i Vitality non prendono tante strutture, fanno tanti kill ma non prendono tante strutture. Forse andrei su quello dei Mad Lions, su Yamato. Yamato Cannon, forse Yamato. Sì, perché i Fnatic comunque prendono tanti kill ma al tempo stesso sono uno di quei team che prende anche più strutture, che è metodico sul prendere vantaggio in questo modo. Esattamente. E come oggetto, vediamo che cos'ho. Dipende che cos'hai. Fammi vedere che cos'hai. Allora abbiamo l'unica. 5 differenti club. Oppure ogni giocatore che. Questo non è se vince, in generale. Ottimo. Sì. Ok. L'unica. Va bene. Ci sta. Possiamo mettere un po' di oggetti in giro per i giocatori. E tu hai detto di puntare prima su jungle e support. Esatto. Solo support, perché già quello non ho spazio. Allora, come support qua cosa c'è? Highest vision score of the game, ovviamente ci proviamo su questo sicuramente. E l'altro cosa c'è da support? Guarda, siccome Illsang io una double kill gliela metterei. Ce l'hai quello della double kill? Sì. Vai. Ho anche quella della triple kill. No, ora, ok, non esageriamo, con calma, no. Però no. C'è, secondo me, più della double kill, il first blood. Ci sta, giocano contro lo Shulking, un first blood in bot lane. Ci potrebbe stare. Non me lo aspetto, sinceramente. No, sinceramente no, contro lo Shulking mi aspetterei un first blood più in top lane, forse. Perché comunque sai che lo Shulk ha Broken Blade, quindi devi stare lì, devi tenerlo fermo. Sì. Forse questa è una di quelle poche partite in cui Bwipo dovrebbe aiutare Adam a tenere fermo Broken Blade prima che gli passi sopra. E allora sì, vada per la double kill.
Sì, anch'io faccio, sbaglio sempre, non clicco mai lì, perché penso che lo faccia in automatico, invece non me lo passa mai da un'altra parte. Quindi a questo punto possiamo mettere il first blood ad Adam. Sì, ci sta, Adam, sì, esatto. Me lo aspetterei più di lì. E a questo punto riempiamo, diamo anche un attimo a Mateo, che... Lo Shite non so se può funzionare, perché comunque... 4.500 danni no. Però questo sì, forse. Ah, forse sì, anche perché sarà una partita lunga, secondo me. Ce l'abbiamo. Non penso che Kobe faccia così tanti danni. Ce la possiamo, si può provare, dai. Si può fare. Perfetto. Proviamo. Io mi fido di questa rischiosa. Ti fidi di quella rischiosa? Sì, 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 rischiosa. Ok, allora poi fammi sapere come va, Vabbè, certo, perché so che comunque andrai sul... limitato. Esatto. Allora Andrea, direi che siamo arrivati a conclusione di questa giornata. Io ovviamente, prima di passarti la parola per i saluti finali, ringrazio come sempre tutto lo studio di Atleta News, ovviamente tutti quelli che lavorano al format di Studio League. Spero di avervi portato abbastanza numeri, curiosità e appunto anche classifiche, analisi su quello che abbiamo visto in questa nella scorsa e in questa, perché poi ci troviamo sempre a cavallo, ad esempio con il PLRC, che ci troviamo sempre a cavallo della scena competitiva globale di League of Legends. Da parte mia, Francesco De Giovan Lombardo, per questa volta è tutto. Ovviamente ci rivediamo venerdì prossimo a partire delle 15. Andrea, a te le parole per i saluti finali. E grazie ovviamente anche a te, Andrea. Grazie a te, Francesco. Innanzitutto, prima di ringraziare tutta la redazione di Eter News, a me preme ricordare che potete trovare Francesco De Giovan Lombardo ogni lunedì mattina e ogni martedì sera anche sul canale di PG Esports per i suoi appuntamenti con il Bar dell'Esports il lunedì mattina e Esport Report il martedì sera. Mi raccomando, seguitelo perché ne vale la pena. E poi volevo ringraziare tutta la redazione di Delta News, Mattia Mingione alla regia, che tutto vede tutto tocca, Nicolò Masini il generale, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, e ovviamente anche Giulio Gezzi il direttore, che tutto vede e tutto controlla. Invece vi ricordo di usare i comandi in chat, punto esclamativo commands, per poter vedere quali comandi sono a disposizione, e vi dico subito che c'è il comando schedule per poter rimanere sempre aggiornati con la nostra programmazione. Il martedì e il mercoledì di solito vanno in onda le interviste, e il mio appuntamento va... Io vi do l'appuntamento per giovedì prossimo per l'Atre Talk, andremo a vedere i risultati degli europei e come sono andate le predictions che hanno fatto ieri, mentre venerdì prossimo un'altra puntata dello Studio League. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!